Allora, siamo tutti, possiamo cominciare, bentrovati e grazie al Censis e a Federproprietà per averci invitato qui oggi a presenziare, assistere alla presentazione di questo primo rapporto degli italiani e la casa, rapporto storicamente molto forte. Siamo uno dei paesi con il maggior numero di proprietari di casa in Europa, rapporto che negli ultimi 3 anni, come sapete, si è, se possibile, ancora più consolidato a causa della pandemia. Casa che in questi anni è diventata, come tutti sappiamo, un po' popolare domestico, ma insomma un po', si diceva parlando prima, un centro servizio alla persona, no? Casa che è diventata in questi anni ufficio, in molti casi università, scuola, qualche volta purtroppo anche sia di ospedale. Rapporto tra gli italiani e la casa che vedremo si sarà ancora più consolidato, ma ci sono stati anche gli anni in cui, come di questo discuteremo stamattina con una serie di ospiti, il valore della casa è venuto un po', diciamo, attacco, no? Logiche di mercato, ma anche logiche legate al periodo economico, al caro bollette, all'inflazione dirompente, fanno sì che oggi la casa è ancora un buon investimento. Questa è un po' la domanda di quello che vorremmo ricordare oggi nei nostri interventi. Io mi sono subito, anche perché abbiamo tutti agende molto strette, questi sono giorni in cui Camera e Senato sono impegnati, come sapete, nella discussione della legge di bilancio, e io saluterò gli ospiti strada facendo mentre li presento. Cedo la parola al Presidente Giovanni Barbanzello, Presidente di Federproprietà, per i suoi saluti. Presidente. Grazie, buongiorno e benvenuti a tutti. Ringrazio innanzitutto la Camera dei Deputati e in primis il Vicepresidente Onorevole Rampelli, che dovrebbe essere tra i nostri tra poco, per averci dato, pur in queste giornate che, come ha ricordato Roidi, sono convulse per l'approvazione della legge di bilancio, la disponibilità di questa sala magnifica. Ringrazio poi gli esponenti politici che commenteranno con noi i risultati di questo rapporto, la senatrice Maria Domenica Castellone, grazie, la senatrice Maria Domenica Castellone, che è qui già presente, il senatore Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato, l'onorevole Rampelli, che ho già citato, l'onorevole Chiara Braga, segretaria di presidenza della Camera dei Deputati, e l'onorevole Andrea Tobia Zevi, assessore al patrimonio e alle politiche abitative del Comune di Roma. Ringrazio il Censis, soprattutto nelle persone del direttore, il dottor Massimiliano Valerì, e del responsabile dell'area Consum per mercati privati e istituzioni, Francesco Maietta, che è l'estensore di questo rapporto, non soltanto per la ben nota competenza sui più significativi fenomeni socio-economici del nostro Paese, ma anche per l'entusiasmo e per l'interesse che è stato dimostrato nei confronti del tema casa, che è diventato ormai, come vedremo nella discussione, nel rapporto, un centro multifunzionale nevralgico della nostra vita. Ovviamente i miei ringraziamenti vanno anche a Cassa Depositi e Prestiti Immobiliari SGR, che è qui presente nella persona dell'amministratore legato dottor Giancarlo Scotti, e alla SIMA, Società Italiana di Medicina Ambientale, nella persona del presidente Alessandro Miani, che hanno creduto con noi nella necessità di raccontare in maniera organica e completa il rapporto fra gli italiani e la casa in questo particolare momento, contribuendo alla ricerca con gli argomenti sui quali ci intratterranno. Ultimo, ma non ultimo, un particolare ringraziamento all'amico Giampaolo Ruidi, che ha seguito tutto lo sviluppo della ricerca e che ha dato poi la sua disponibilità a condurre l'odierna presentazione. Noi di Federproprietà rappresentiamo da oltre 30 anni gli interessi dei medi e piccoli proprietari di casa. Stiamo parlando di una federazione che, attraverso le associazioni regionali e provinciali che la costituiscono,
conta circa 12.000 iscritti, la maggior parte, la stragrande maggior parte dei quali sono dei condomini, quindi stiamo parlando di una platea di 400-500.000 persone. Conoscendo quindi l'importanza che il bene casa ha per gli italiani, Federproprietà non poteva rimanere insensibile al profondo cambiamento della funzione e del valore sociale della casa che si stava determinando durante il drammatico periodo dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive di confinamento causate dall'epidemia del Covid, che a un certo punto ci ha fatto trovare tutti quanti chiusi dentro casa. La casa era diventata non più soltanto il luogo del privato e della relazionalità familiare, ma un centro multifunzionale, come vedremo nel rapporto, in cui si svolgevano anche tutte quelle attività tempo erano tipiche del fuori casa, parlo del lavoro, parlo dello studio, della scuola, parlo dello sport, parlo anche, come ha ricordato Roidi, della casa come centro di cura. Quindi la casa stava aumentando il suo valore sociale e la sua centralità nella storia italiana, non più soltanto in quella tradizionale configurazione della casa come garante della valorizzazione del patrimonio familiare, ma soprattutto quale un fattore di rassicurazione, perché proprio nel momento delle chiusure obbligate, dello stravolgimento delle nostre abitudini, dei tanti divieti che, come ricordavo, ci impedivano di uscire, garantiva comunque la possibilità e la libertà di svolgere tutte le attività che non potevano più svolgersi nei luoghi deputati. Cambiamento che ha talmente inciso da essere rimasto ancora oggi, quando, superata diciamo l'emergenza sanitaria, anche grazie alla massiccia campagna vaccinale e anche grazie alla minore, come dire, forza, veemenza delle variabili del virus, siamo entrati in una fase diciamo di post pandemia, che però la casa ha mantenuto queste nuove caratteristiche che si erano sviluppate durante la pandemia. Notavamo però anche che a questo forte aumento del valore sociale della casa, che aveva anche creato negli italiani una forte aspettativa futura, fatta anche di disponibilità di investire sulla salubrità per creare case sane ed efficienti, non corrispondeva un pari aumento del valore economico di essa, anzi persisteva nell'italiano una percezione negativa, collettiva e generalizzata, che detto valore fosse diminuito e che la casa non rappresentasse più la forma migliore di investimento, perché quella aspettativa non aveva ricevuto un adeguato riconoscimento politico, anzi era fortemente penalizzata dai tanti balzelli, dalle tante tasse che ancora da decenni la colpiscono. Ecco quindi che è nata con il Censis l'idea di una ricerca, che poi si è sostanziata nel rapporto che oggi presentiamo, al quale hanno collaborato, come abbiamo detto, la Cassa Depositi e Prestiti Immobiliari SGR e la SIMA, di una ricerca, dicevo, che analizzasse e approfondisse tutti gli aspetti attraverso i quali si erano sviluppati durante la pandemia e consolidati nel post-pandemia le nuove funzioni e i nuovi valori nel rapporto fra gli italiani e la casa, e che rilanciasse un'adeguata visione del ruolo e del valore della casa per l'economia e per la società italiana, contribuendo anche a superare persistenti pregiudizi nei confronti dei proprietari, troppo spesso visti come soggetti da penalizzare, come noi di Federproprietà ben sappiamo. Soprattutto in momenti terribili come questi, che il rapporto puntualmente analizza, perché mentre si stava svolgendo questo rapporto sono subentrate poi alla pandemia altre tre crisi: la crisi della guerra alle porte dell'Europa, la crisi, l'alta inflazione e la crisi energetica, che hanno reso insostenibili i costi delle materie prime, dei consumi, degli interventi di manutenzione, ristrutturazione e adeguamento delle case, dei servizi, momenti nei quali l'attuale imposizione fiscale francamente non soltanto è diventata un peso insopportabile per gli italiani, ma almeno per quanto riguarda certe imposte non ha più neppure una motivazione. Questo è dunque il momento in cui la politica, e qui concludo la mia introduzione, deve intervenire proprio per armonizzare il nuovo valore sociale della casa con il suo valore economico, e per fare ciò sono assolutamente necessari alcuni interventi che noi ci siamo anche permessi di suggerire al nuovo Parlamento in una lettera inviata singolarmente a tutti i nuovi eletti,
e dei quali poi a conclusione di questa presentazione daremo un breve cenno, che in qualche modo frenino l'evidente salasso fiscale che tartassa la casa, magari, come da qualche considerazione che è apparsa recentemente sulla stampa, lanciare un nuovo piano casa anche con la ricerca di fondi privati che vogliano investire sulla casa, altrimenti noi rischiamo di ritrovarci qui il prossimo anno a dirci sempre le stesse cose. Ho finito la mia introduzione, lascio la parola agli altri. Grazie Presidente, già tanti temi sul tavolo, ma io adesso cedo subito la parola al dottor Francesco Mineta, che vedo qui di fronte a me, per una illustrazione a braccio della ricerca. Non abbiamo slide, a lei il microfono. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, intanto naturalmente ringrazio Federproprietà perché ci ha dato l'occasione di ragionare, di riflettere, di costruire una ricerca su un tema come la casa, che per il Census, che tradizionalmente racconta la vita degli italiani e come cambia la società italiana, naturalmente è un tema primario, un tema fondamentale, come diceva il Presidente Bardanzello, è un tema che a volte viene poco considerato, non viene riconosciuto nella sua importanza. Quindi grazie a Federproprietà, grazie anche a Mima e a Cassa Depositi e Prestiti per aver contribuito e collaborato alla costruzione di questa ricerca. Io vi darò un po' di dati che sostanziano una serie di riflessioni sulla casa, da cui poi è possibile trarre anche alcune conclusioni un po' più operative. Alcune cose sono già state anticipate, io vi darò appunto quei dati che ci consentono di sostanziare poi la portata di alcuni dei fenomeni che sono legati alla casa. Partiamo da un primo dato fondamentale. Il 71% delle famiglie italiane è proprietaria della casa in cui vive. Il 28% di queste famiglie dispone di ha la proprietà di almeno un altro immobile. Quindi parlare di un popolo di proprietari è naturalmente un dato di fatto. Noi siamo un paese che ha un tasso di proprietà della prima casa superiore a quello di paesi omologhi. Quindi è una prima caratteristica della nostra società, si è costituita nel tempo, appartiene alla cultura sociale delle famiglie italiane. La proprietà della casa non è un privilegio e non è un elemento che denota di per sé ricchezza. Immaginate di suddividere la popolazione italiana in cosiddetti quintili, cioè in gruppi in funzione della loro condizione economica. Se prendiamo il gruppo di famiglie, il 20% di famiglie che ha la condizione economica più bassa, il 55% è proprietario della casa. Man mano che saliamo e quindi entriamo in gruppi, in famiglie di ceto medio, la percentuale si alza fino a raggiungere il suo massimo dell'83%, diciamo nel gruppo sociale con la migliore condizione economica. Quindi la proprietà della casa, della prima casa, della casa in cui si vive, è trasversale alla condizione economica, appartiene, come dire, a una sorta di obiettivo che le famiglie nel tempo si sono poste e che caratterizza il nostro paese rispetto agli altri. Quindi questo è un primo punto fondamentale da cui partire. Noi però abbiamo voluto indagare, analizzare, interpretare come è cambiato il rapporto soggettivo con la casa, intendendo con questo le funzioni che svolge, che ruolo ha nella vita delle famiglie italiane e che ruolo svolge nella società. Beh, considerate innanzitutto questo dato. Più di 9 proprietari su 10 dice: la proprietà della casa in cui vivo è per me un elemento di rassicurazione, qualcosa che mi dà tranquillità sul piano economico e anche più in generale. Considerate che questo è un punto estremamente importante perché noi viviamo tempi di grande incertezza. Veniamo da
crisi epocali inedite, il diaframma tra le grandi crisi epocali e le nostre vite si è profondamente assottigliato. Se voi pensate alla pandemia o pensate all'aggressione dell'Ucraina, immediatamente vedete non solo gli eventi di partenza, ma anche che cosa hanno cambiato nelle nostre vite. Vedete, la pandemia ci ha cambiato radicalmente tra lockdown e confinamento, la guerra in Ucraina in fondo ha accelerato una crisi energetica che poi si è tradotto anche nelle bollette che sono arrivate nelle case delle famiglie italiane. Quindi l'elemento della rassicurazione che è iscritto nella proprietà della casa gioca un ruolo che è importante per i singoli e per la società. Non solo, se voi pensate alla casa come entità fisica, il 91% degli italiani dice: per me è un rifugio, è un luogo che mi dà tranquillità, è un luogo in cui mi sento sicuro. Naturalmente qui c'è tutto l'effetto di quel che è accaduto dalla pandemia in avanti, la paura del contagio, quelle situazioni che tutti noi ricordiamo come assolutamente inattese e nello stesso tempo drammatiche. Ebbene, la casa per gli italiani è stato un rifugio fondamentale, lì era immediatamente visibile, ma è iscritto nella percezione collettiva degli italiani. Non solo, la casa anche riflette l'identità e la personalità di coloro che la abitano, di coloro anche che ne sono proprietari. Quindi vedete, sono degli elementi sociali che giocano nella percezione delle persone e che, guardate, non riguardano solo gli adulti e gli anziani, ma le percentuali sono alte anche tra i giovani. Quindi questo aspetto della proprietà della casa come fattore di rassicurazione delle persone è destinato a restare, perché è fatto proprio dalla maggioranza dei giovani. Tanto è vero che il 54% dei genitori e dei nonni, degli adulti, dicono: vorrei aiutare mio figlio o mio nipote ad accedere alla proprietà della prima casa. Quindi questo è il primo aspetto che bisogna tenere fermo. La casa dal punto di vista dei singoli è un fattore di rassicurazione, da un punto di vista della società è un fattore di stabilizzazione sociale. Secondo aspetto importante, è stato già detto ma è un aspetto che va approfondito, si è ampliata la gamma delle funzioni, delle attività che si svolgono in casa. Certo che la causa originaria è stato il lockdown, che ci ha costretto a stare in casa e a fare in casa anche attività che tradizionalmente si svolgevano in luoghi deputati. Però questo spostamento del baricentro delle vite individuali e della vita sociale nelle case è rimasto anche dopo che l'emergenza ha allentato la sua pressione. Voi considerate che 9 studenti su 10 dicono: sono attrezzato per fare formazione, la famosa DAD, cioè per studiare a distanza. Il 47% degli occupati capita di lavorare da casa, quindi è attrezzato sostanzialmente per svolgere più o meno a lungo il lavoro da casa. Il 78% degli italiani trascorre gran parte del tempo libero in casa. L'84% cucina a casa. Quante volte abbiamo sentito dire che le case del futuro dovranno essere senza cucina perché tanto le persone mangeranno solo fuori casa? Ebbene, l'84% degli italiani cucina in casa. In generale, la grande maggioranza, inclusi i giovani, svolge in casa più attività di quelle, diciamo, basiche. Quindi il baricentro delle nostre vite si è rispostato verso la casa e sono tornate dentro casa attività che sembravano destinate a svolgersi stabilmente, quasi esclusivamente, all'esterno. Abbiamo visto tante serie televisive che raccontavano storie di giovani che sostanzialmente usavano la casa esclusivamente come dormitorio, poi tutto il resto, lavoro, studio, relazioni, cucina, eccetera, eccetera, si svolgeva fuori. Ebbene, abbiamo avuto un processo di ritorno all'interno delle case. Tra l'altro, è stato gestito molto bene. L'85% circa degli italiani dice
sono soddisfatto degli spazi che ho dentro casa e anche della loro distribuzione, cioè significa che nel momento in cui è decollata la domanda di funzioni verso le case degli italiani, tutto sommato le case degli italiani hanno risposto bene a questa esigenza. Considerate anche che il 29% delle famiglie ha fatto dei lavori di ristrutturazione, soprattutto famiglie con figli, che hanno adeguato le case alle nuove esigenze. Quindi vedete, le abitazioni degli italiani hanno una multifunzionalità che è cresciuta, ma è cresciuta in un modo gestibile dalle persone, e quindi le case rispondono anche a questa esigenza, che naturalmente tutti noi lo possiamo vedere a casa, chi ha i figli e chi non li ha, che chiaramente la vita familiare è profondamente cambiata dopo l'esperienza del Covid, e siamo con un baricentro più spostato verso la casa di quanto fossimo prima del Covid. C'è un altro aspetto che è tipico degli ultimi 2-3 anni, cioè chi ha una casa, soprattutto i proprietari, ma non solo, si misura con alcuni delle sfide più avanzate della società italiana in questo momento. Parlo del rapporto tra casa e salute e casa e sostenibilità. Primo aspetto: più di 8 italiani su 10 dicono, dopo il Covid, sono molto più attento al rapporto tra la mia abitazione e la mia salute, e la maggioranza dice comunque la mia casa ha un impatto positivo sulla mia salute psicofisica. Naturalmente è un giudizio soggettivo, però è importante perché denota l'attenzione al tema, che naturalmente, come tutti gli aspetti che riguardano la salute, è cresciuto dopo il Covid. Comunque, da un punto di vista soggettivo, c'è un giudizio tutto sommato positivo, c'è un'attenzione per esempio alla qualità dell'aria, che magari risolviamo con metodi un po' più artigianali, aprendo le finestre più ore al giorno, meno disponibili ad investire magari su dei device che potrebbero assolvere a questo compito in maniera più strutturale, però in generale siamo molto più attenti al rapporto tra casa e tutela della salute. Secondo aspetto è quello della sostenibilità. È chiaro che le bollette hanno accelerato e hanno reso quasi obbligata l'attenzione ai costi che sono legati ai consumi energetici, però diciamo che hanno accelerato un processo che era già in atto, e da questo punto di vista la grande maggioranza delle famiglie italiane è molto attenta al rapporto tra la propria abitazione e la sostenibilità, e cerca di razionalizzare i consumi per ottenere due risultati: uno, contenere i costi; due, ovviamente, in questo modo dà il proprio contributo ad una sostenibilità più alta, che è diventato uno dei valori costitutivi anche delle famiglie italiane. Non a caso gioca nel rapporto con la casa, che come abbiamo visto è così importante. Quindi, vedete, noi abbiamo sostanzialmente alcune funzioni, che alcune caratteristiche del rapporto soggettivo tra italiani e casa che sono diventati importanti: uno, l'elemento della rassicurazione; due, il multitasking; tre, la sfida su sostenibilità e tutela della salute. Tutte queste sono componenti del valore sociale della casa, e negli ultimi 3 anni questo è letteralmente decollato. Che cos'è decollato, quindi? È l'opinione, l'apprezzamento che i singoli, le famiglie e la società hanno nei confronti della casa. Quindi fissiamo questo punto: il valore sociale della casa è letteralmente decollato negli ultimi anni. Lo abbiamo visto in tanti aspetti, dal baricentro delle vite individuali e sociali al modo positivo con cui consente di farci il multitasking in casa, al fatto che contribuiamo alla sostenibilità e nello stesso tempo conteniamo i costi. Quindi questo è il punto chiave: valore sociale in decollo. Sul valore economico bisogna essere molto più cauti. Voi considerate che tra 2010 e 2019, quindi prima del Covid, i prezzi delle case in Italia
si erano ridotti del 16,6%, in controtendenza rispetto a quanto accaduto nella media dei paesi europei. Negli ultimi due anni i prezzi delle case hanno avuto un andamento un po' migliore, soprattutto nel primo semestre del 2022, che sono cresciuti del 5,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Resta che da un punto di vista della percezione soggettiva dei proprietari delle case, la cosa su cui noi abbiamo lavorato in particolare, il 53% dice: ho la percezione che il valore della mia casa nel lungo periodo, in 10 anni, non è cresciuto. Considerate poi che una quota importante di risparmiatori non vede oggi nell'immobiliare l'investimento migliore da fare, cosa importante in un momento in cui torna l'inflazione e gli investitori sono stimolati a investire quella liquidità enorme che si è concentrata nei portafogli. Quindi possiamo dire, sempre con grande cautela, ma è un dato di fatto iscritto nella percezione degli italiani, che il valore economico della casa quantomeno traballa o comunque non sta svolgendo quella funzione che storicamente ha svolto di trasmettere nel tempo patrimoni familiari. Non parliamo degli iperbenestanti, parliamo della famiglia media italiana, in cui la proprietà della casa e magari di un'altra casa di vacanza è quello che condensa il patrimonio della famiglia nel succedersi delle generazioni. Questa funzione in questo momento quantomeno è meno efficace di quanto accadeva nelle generazioni precedenti. Ora, perché sta accadendo questo? Ma soprattutto che cosa risentono gli italiani? Beh, risentono per esempio in grande maggioranza una fiscalità che è o troppo oppressiva oppure anche un po' troppo minacciosa. Considerate che questo si collega al fatto che il 78% delle famiglie italiane dice i budget di spese che afferiscono alla casa oggi pesano molto di più sui nostri budget. Quindi da un punto di vista economico i proprietari delle case sentono una pressione che si esercita sui propri redditi in tempi di inflazione, e una parte importante di questo incremento arriva da spese che afferiscono alla casa. Quindi qual è la richiesta sostanzialmente? Cosa pensano gli italiani? Beh, intanto sarebbe necessario una fiscalità un po' più friendly, un po' più amica, un po' più attenta a riconoscere il ruolo della casa, quantomeno a riconoscere una parte del decollo del valore sociale della casa. E poi in generale quasi l'80% dei proprietari dice: in fondo l'attenzione politico-istituzionale alla casa e alla proprietà della casa non è all'altezza del valore sociale che obiettivamente la casa genera in questo periodo. Questo è un po' il cuore della ricerca. Naturalmente noi abbiamo guardato soprattutto alla proprietà della casa, però è interessante osservare anche un altro aspetto. Ci sono gruppi sociali che cominciano ad avere con la casa un rapporto un po' diverso, cioè un rapporto non come bene da possedere, di cui avere la proprietà e poi magari da trasmettere nel tempo, ma più come servizio. Pensate agli studenti fuori sede, pensate a chi ha la residenza in una città ma ha delle permanenze prolungate per lavoro in altre città, oppure ad anziani che vogliono, oltre all'abitazione, avere dei servizi intorno a casa, per esempio di tipo sociosanitario, che in qualche modo li tranquillizzi e li supporti. E pensate anche a famiglie che non sono povere, sono del ceto medio, però o vogliono appunto non una casa di proprietà per una serie di ragioni legittime personali, o addirittura non riescono ad accedere al mercato della locazione, perché sappiamo che in alcune aree soprattutto non è facile,
oppure perché hanno difficoltà ad accedere alla proprietà perché non riescono a realizzare il famoso anticipo che poi ti consente di accedere al mutuo, eccetera, eccetera. Allora, per tutti questi gruppi sociali ci sono anche soluzioni di cui parleranno in seguito anche altri relatori, per esempio l'housing sociale, che è una soluzione che si è avviata dal 2009, che entro il 2026 potrebbe mobilitare fino a 4.000 miliardi attraverso una, diciamo, una virtuosa cooperazione pubblico-privato e arrivare a creare addirittura un'offerta fino a 20.000 posti letto. Anche questa è una domanda di casa che ha una soluzione che si sta sviluppando e che naturalmente è in grado di dare risposta a un tipo di domanda e di rapporto con la casa che è diverso da quello che comunque è tipico della grande maggioranza degli italiani e che consiste appunto nella proprietà della casa che, ripeto e concludo, è un costitutivo della società italiana, appartiene alla cultura sociale delle nostre famiglie, viene da lontano, coinvolge pienamente anche i giovani, il 90% dei giovani proprietari della propria abitazione ha quel senso di rassicurazione sul proprio futuro proprio nella proprietà della casa, così come è forte la voglia dei giovani di accedere alla proprietà della casa. Non c'è un atteggiamento diverso rispetto alle precedenti generazioni. Quindi, ripeto, è un costitutivo della nostra società destinato a restare, rimane come tema chiave del momento su cui trovare soluzioni questo divario tra un valore sociale che è cresciuto e che è proprio l'espressione soggettiva della volontà degli italiani, dell'apprezzamento degli italiani per la casa, per la proprietà della casa, e un valore economico per certi versi è, tra virgolette, sotto attacco. Perché? Perché sono cresciuti i costi, perché si ritiene che la fiscalità non sia sufficientemente, diciamo, friendly, e perché si ritiene che un riconoscimento maggiore del ruolo della proprietà della casa, dei proprietari come soggetto sociale, sarebbe forse una delle chiavi per un rilancio italiano anche in relazione ai valori più avanzati come quelli della tutela della salute e della sostenibilità. Grazie. Grazie a lei. Rapporti Scienze si sono spostati, lo sappiamo tutti, per offrire tantissimi titoli anche ai media. E quindi siamo molto contenti quando abbiamo a che fare con un rapporto Censis. Io, senatrice Castellone, vicepresidente del Senato, non sottopongo per darle il microfono. Il valore sociale che cresce, il valore economico che traballa. Cosa bisogna fare? Come potete dire? Siamo all'inizio della legislatura, all'inizio dell'azione di governo, c'è tutto il tempo per pianificare. Sì, intanto grazie dell'invito, grazie a Fede Proprietà, grazie a Censis. Siamo all'inizio, sì, di un nuovo percorso e dovremmo tutti impegnarci per realizzare quello che avete appena detto. Questo rapporto in realtà per me è stato molto interessante perché mi ha permesso di guardare, come avete detto, quello che è successo durante questa pandemia e che ci ha fatto vivere poi le nostre case, le case in cui viviamo, come luoghi diversi. È proprio vero, siamo passati dal vedere la casa come luogo familiare alla casa come un luogo multifunzione, no? Un luogo in cui durante la pandemia ci siamo sentiti al sicuro, in realtà abbiamo anche, credo, tutti lavorato per rendere quei luoghi per noi sempre più accoglienti, sempre più sicuri. Quelli sono stati i luoghi in cui durante la pandemia i ragazzi hanno studiato con la didattica a distanza, in cui abbiamo lavorato con lo smart working, tranne i parlamentari che hanno lavorato sempre in presenza, in cui si stanno spostando anche i servizi come
tutte le cure sanitarie. Io mi sono sempre occupata moltissimo di sanità, essendo un medico, e questa nuova visione della casa che diventa luogo di cura e di una cura che viene spostata sempre più vicina al luogo in cui si vive, è una visione che assolutamente condivido. Io credo che però tutti dobbiamo lavorare per potenziare questo e rafforzare, come avete detto, il valore economico della casa, che in questo momento è sotto attacco soprattutto per l'aumentato costo dell'energia, come dite, per l'aumentato costo delle materie prime, che quindi rendono più difficili anche più onerose le ristrutturazioni, ma anche per fare in modo che la casa sia sempre più accessibile a tutti. In realtà in questa legge di bilancio, e scusate questo piccolo excursus politico, io credo che ci sia molto poco che va in questa direzione. Noi abbiamo fatto delle proposte che fanno parte del pacchetto di emendamenti che abbiamo depositato e che si discuteranno a partire da domani alla Camera, e una di queste proposte, ad esempio, è quella che rafforza la linea che avevamo già seguito nello scorso governo con la ministra Dadone e che incentiva i giovani ad acquistare la prima casa. Quindi proponiamo di erogare quegli sgravi fiscali per i giovani under 36 che vogliono acquistare casa, perché, come avete detto, una delle fasce che ha più difficoltà ad accedere alla casa di proprietà sono innanzitutto i giovani, anche per i contratti precari che hanno. Noi siamo in un momento in cui purtroppo la piaga del lavoro precario e del lavoro sottopagato affligge soprattutto i giovani. Abbiamo 3 milioni di contratti precari e abbiamo oltre 4 milioni e mezzo di lavoratori poveri, e questi sono soprattutto giovani che chiaramente hanno difficoltà ad accedere ai mutui. Quindi è fondamentale un'azione di supporto anche delle istituzioni per i giovani. Fondamentale il tema, come dicevate, anche del co-housing. Noi nella scorsa legislatura abbiamo lavorato molto e abbiamo anche stanziato fondi in realtà nella scorsa legge di bilancio per il co-housing, soprattutto per le persone anziane, proprio per potenziare quell'idea di vivere la casa come luogo in cui anche gli anziani siano sempre più indipendenti. Cosa possiamo fare concretamente per armonizzare il valore sociale e il valore economico della casa, oltre a quello che abbiamo appena detto, incentivare gli acquisti ad esempio per i giovani? Certamente non smantellare misure come quella del superbonus, che andavano proprio in questa direzione, cioè nella direzione di rendere le nostre case sempre più anche improntate nell'ottica della transizione ecologica, sempre più indipendenti dal punto di vista energetico. Io credo che quello sia stato un investimento importante sulle case, perché l'obiettivo principale di quella norma era proprio questa, cioè riconvertire il nostro patrimonio edilizio in chiave di transizione ecologica e in chiave di sostenibilità. E poi è evidente che è quello che dite, cioè di una fiscalità che sia sempre più amica, soprattutto per i proprietari, è chiaro che è un altro degli obiettivi che a mio avviso la politica dovrebbe darsi. Quindi grazie del lavoro che avete fatto, grazie di questi dati che sono stati davvero per me molto interessanti, perché è la prima volta insomma che davvero abbiamo discusso in maniera così ampia e con una prospettiva così diversa rispetto a quale possa essere il valore della casa, e continuiamo a lavorare come abbiamo fatto in questi anni per raggiungere insieme questi obiettivi. Posso chiedere una cosa? Lei dice che in manovra non c'è nulla sulla casa, adesso poi chiederemo a chi seguirà. Un giorno fa il ministro Salvini ha promesso, si è impegnato a realizzare, dice, il ministero sarà ricordato per un grande piano casa che vedrà e coinvolgerà pubblico, privati. Vi confronterete, cioè è importante che il governo abbia una nuova legislatura per la prima volta di questo.
È assolutamente importante, noi ci siamo sempre ci siamo per lavorare in modo costruttivo come abbiamo fatto in questi anni anche nei vari governi ai quali abbiamo fatto parte. Nella delega fiscale in realtà noi avevamo già in parte lavorato sulla parte della digitalizzazione del catasto, no? Se vi ricordate, e lì l'obiettivo, io direi trasversale tra tutte le forze politiche, era sicuramente quello di non aumentare le tasse sulla casa, ma invece di potenziare, come richiesto anche poi dall'Europa e come previsto dal PNRR, tutta quella parte di digitalizzazione che deve sicuramente interessare anche il nostro patrimonio edilizio. Poi qui c'è il Presidente Miani con cui in questi anni abbiamo lavorato molto, e questo è un tema che pure mi piacerebbe affrontare, ma lascio a lui, su come possono essere riconvertite anche ad esempio utilizzando le nuove tecnologie, le nanotecnologie, le nostre case nell'ottica di quella salute One Health, no? Salute connessa all'ambiente in cui viviamo, in cui è evidente che un ruolo importante è giocato anche dai luoghi fisici in cui viviamo. Quindi sì, ci siamo, ci saremo, continueremo a lavorare in modo costruttivo. Grazie. La ringrazio molto. Grazie. Arrivederci. Approfitto un minuto di pazienza all'assessore Zevi, che è arrivato puntualissimo, so che anche lui ha problemi di agenda, ma proverei a coinvolgere su quest'ultimo intervento della senatrice Castelloni Maurizio Gaspari, che nel frattempo ci ha raggiunto da un vicepresidente del Senato all'altro, forse proprio partendo da quest'ultima battuta sul grande piano casa di Ciao Salvini e sulla manovra che forse non ha messo proprio, diciamo, la casa al centro secondo alcuni. Meglio da qua. Buongiorno a tutti, io chiedo scusa dell'arrivo e della ripartenza immediata, ma pochi minuti fa mi hanno chiesto di sostituire il Presidente del Senato a una cerimonia che ha degli orari difficili delle forze di polizia, quindi mi scuso del fatto che sono solo una testimonianza di amicizia e di attenzione e poi in modo di approfondire la questione. Sul tema casa, io rappresento Forza Italia, ha avuto sempre una forte attenzione, come sanno gli amici di Federproprietà. Seguiamo ovviamente l'elaborazione, gli studi del Censis, che sono sempre preziosi. C'è dell'uso della casa che hanno tolto, quindi in termini storici vi indico un percorso di tutela della proprietà edilizia che poi in alcuni momenti i governi tecnici hanno messo in discussione e poi è stato ripristinato. Direte, ma non basta questo, è un dato di fatto per dire in quale parte del campo stiamo. Riteniamo che la prima casa, ma non solo la prima casa, debba essere tutelata perché i gravami fiscali sono eccessivi ed esagerati. Oggi gli obiettivi sono non solo questo di questo piano, che oggi diciamo risente della priorità che i temi dell'energia che gravano pure sulla casa, perché io spero che gli interventi della legge di stabilità per due terzi devoluti al tema del caro energia si riflettano anche sul cittadino, consumando nella casa energia possa avere un sollievo dalle politiche economiche del governo, oltre che dall'andamento, speriamo su scala planetaria, diverso degli eventi. L'energia riguarda le aziende, le industrie, quelle energivore, però riguarda anche la bolletta delle famiglie. Quindi il primo fronte in questo momento, ahimè, è quello. E come è noto, due terzi delle risorse della manovra sono destinate a tutto questo. Dopodiché le cose che lei citava, annunciate dal Ministro delle Infrastrutture, la nostra politica è orientata alla tutela della casa. Nel corso della legislatura, sono certo, troveranno modalità di attuazione. Un altro obiettivo, e concludo su questo, scusando in veri tempi i dettati, sempre più esigenza che mi è stata manifestata, alla quale devo sopperire nell'esercizio della mia funzione, c'è il tema di riordinare un po' questa materia dei bonus. Oggi noi stiamo cercando di gestire in questi provvedimenti nel decreto aiuti qua, perché è in discussione al Senato, la gestione di tutti i crediti. Che si sono impegnati, perché c'è stata una gestione forse un po' troppo ottimistica, uso per un termine educato, di questa politica che ha creato adesso un intasamento che rischia di bloccare condomini, proprietà edilizia, le aziende. Io credo che nel decreto aiuti quater che sarà in aula tra qualche giorno al Senato si troverà il modo di garantire, diciamo, la copertura di quei crediti che si sono accumulati, dopodiché per il futuro nel confermare tutta una politica
di riconversione della propria edilizia, nel varare una legge sulla rigenerazione urbana che è importantissima, che nella scorsa legislatura è stata rallentata e ostacolata da alcuni gruppi. Io ritengo personalmente, per contributo a questo dibattito, sono tra coloro che vogliono che questa legislatura, la legge sulla rigenerazione urbana, consenta sostanzialmente di valorizzare immobili e anche di ricostruire quelli che possono meritare fuori dalle zone di pregio la ricostruzione totale, perché questo può comportare risparmi energetici, miglioramento della qualità della vita, e quindi anche il tema della rigenerazione urbana deve trovare in questa legislatura una definizione, non solo con le leggi regionali, ce ne sono anche nel Lazio, ma con una legge nazionale importante e anche una risistemazione di tutta la politica del bonus, che tra bonus sisma, bonus infissi per risparmi energetici, il bonus edilizia, tutte politiche importanti, il bonus sociale, ci vuole un po' di ordine. Le opportunità sono tante, ma si sono accumulate, stratificate norme che anche come utente a me è capitato, rendono complicata la gestione. Avete gli associati, non mi ricordo se la gente, ma anche a fede proprietà, un po' di ordine serve. Mi scuso, ma diciamo, impegni istituzionali, devo essere a una certa ora per il cerimoniale, una cerimonia delle forze di polizia. E buon lavoro, grazie. Grazie, senatore. Allora, assessore Zevi, abbiamo qui, siamo inquadrati meglio, il pulpito si è scoperto non era ben inquadrato. Allora, tra i tanti titoli che abbiamo scolto dalla relazione del dottor Maietta, insomma, emerge questa anche grande domanda abitativa che si lega ad una fase storica sicuramente difficile, con un disagio sociale che cresce. Lei governa l'urbanistica e il patrimonio di una grande città come Roma, si confronta con temi come questi ogni giorno. Le chiedo un commento generale a quello che ha assistito, a quello che ha ascoltato, ma anche una, diciamo, proposta. Cioè, siamo in un momento nuovo in cui c'è un nuovo Parlamento, un nuovo governo. È il momento di mettere in campo oggetti, come si dice. Qual è il suo pensiero? Buongiorno a tutte e tutti, grazie a Fede Proprietà per questo invito, grazie al Presidente Barbanzello, e vorrei provare a dire alcune cose con una premessa e tre concetti fondamentali. Ho fatto i compiti a casa, mi sono letto il rapporto Censis, credo che sia importante e utile, e quindi voglio provare a fornire il mio contributo, chiaramente dal punto di vista di un assessore di Roma Capitale, evidentemente città importante nel nostro paese, anche, devo dire, capitale della cosiddetta emergenza abitativa, dunque luogo di frontiera per molte delle questioni di cui ci stiamo occupando questa mattina, e forse in particolare per quell'ultimo segmento del rapporto che riguarda appunto la cosiddetta edilizia sociale, emergenza abitativa. Allora, la premessa è questa. Io saluterei con estremo favore piano casa da parte del nuovo governo, lo dico senza temere evidentemente di essere tacciato di particolari simpatie per questo governo, per ovvie ragioni, ma credo che una condizione indispensabile per fare tutti quanti noi bene il nostro lavoro, ognuno evidentemente nella rispettiva competenza, sia quello di rimettere al centro delle politiche nazionali e locali il grande tema della casa nelle sue sfaccettature più diverse. Questo perché non è accaduto negli ultimi anni e persino negli ultimi decenni. Pensate naturalmente appunto a quello che succede a Roma, ma pensate al fatto che quando noi parliamo di piano casa ancora ci viene in mente quello di Fanfani, che ormai ha quasi 60 anni. Noi stessi a Roma Capitale, ed è in quella circostanza che abbiamo conosciuto Fede Proprietà anche nelle sue articolazioni territoriali, stiamo cercando, e anzi prendo già questo impegno di approvare in giunta nelle prossime settimane, un grande piano che noi abbiamo chiamato Piano Straordinario per il Diritto all'Abitare, in cui cerchiamo di ordinare le varie questioni appunto di una sfida che è una sfida di lungo periodo, ma è anche una sfida contingente. La pandemia, come avete detto molto ampiamente, ha cambiato le nostre abitudini, il nostro modo di vedere le cose, proprio per cercare di inserire
tutti questi vari argomenti in una cornice viziosa e più ampia. Devo dire, e lo dirò poi nel mio breve intervento, che naturalmente poi il piano casa vale per il comune, ma vale anche per il governo, deve essere poi sostanziato a provvedimenti concreti. Dobbiamo cercare di rifuggire dalla retorica, perché ad esempio in questa finanziaria io leggo anche delle ombre rispetto a questo tema, e ne parlerò più tardi, e quindi al di là del piano casa poi dobbiamo vedere che ci siano le risorse per consentire effettivamente, diciamo, alle politiche di cui parliamo di essere realmente attuate. E dunque, se noi partiamo molto rapidamente da qual era la situazione di ieri, sostanzialmente il rapporto lo dice molto chiaramente. Noi abbiamo una popolazione nazionale in cui circa 4 italiani su 5 hanno una casa di proprietà, e sostanzialmente quindi quell'atteggiamento era, diciamo, è stata la nostra caratteristica fondamentale come paese: un popolo di risparmiatori, un popolo di investitori, un popolo di formiche, se vogliamo, a fronte del fatto che avevamo una piccola quota, 2,5% contro il 7,5% della media UE, detto molto chiaramente nel rapporto, anche se poi chiaramente questi dati vanno letti, per la cosiddetta edilizia sociale, che sostanzialmente, diciamo, rappresentava e cubava una piccola quota di persone in estremo disagio abitativo, sostanzialmente le case popolari, che poi naturalmente hanno un loro sviluppo, per cui anche chi sta nelle case popolari attraverso le varie leggi regionali per i piani vendita spesso diventa piccolo o medio proprietario. Questa era sostanzialmente la raffigurazione, diciamo, dell'Italia di ieri fino ad oggi, con le caratteristiche che avete detto, e quindi col fatto che nel frattempo sono cambiate entrambe le cose. Aumenta da un lato il disagio abitativo, quell'investimento che pareva così sicuro invece oggi mostra segni di fragilità, perché il mercato non cresce più come prima, perché è difficile accedere a un mutuo, perché cambiano le carriere, i percorsi di vita, e dunque anche, come dire, quella prospettiva di che consentiva sostanzialmente a chiunque avesse un reddito fisso di accedere ad un mutuo per la prima casa, evidentemente oggi è più difficile, e in più appunto i costi che aumentano e dunque l'investimento meno sicuro. Di fronte a tutto ciò ci sono, secondo me, come dire, i tre assi di ragionamento che io, da assessore al patrimonio e alle politiche abitative di Roma Capitale, vedo come più interessanti. Il primo, e qui appunto torno un attimo sulla legge di bilancio. Oggi noi abbiamo tutela di chi evidentemente è in difficoltà dal punto di vista economico, ma anche a tutela dei proprietari. Questo è un punto che sottolineo non soltanto per la sede, ma perché siamo anche tutti un po' sulla stessa barca, se non vogliamo correre il rischio di creare delle fratture sociali. Una serie di strumenti di cosiddetto welfare abitativo, cioè sostanzialmente soldi che il pubblico dà attraverso gli enti locali o direttamente dal livello nazionale, che hanno il primo fondamentale obiettivo di consentire a chi è in difficoltà di non perdere la casa dove risiede, cioè la casa dove sta. Sembra una banalità dirlo, ma in effetti questo è il primo obiettivo delle politiche abitative: impedire, se in difficoltà magari per una questione contingente, pensata alla pandemia e tutto quello che questo ha comportato, di essere sfrattato, di uscire fuori. Allora, questi strumenti oggi sono, a mio giudizio, un pilastro assai significativo delle politiche abitative. Io mi sono impegnato, e lo scriverò in questo piano casa sul diritto per abitare che Roma Capitale vorremmo fare nelle prossime settimane, a riformare radicalmente questo strumento in modo da renderlo più rapido, più efficiente, più universale, perché il problema con cui noi ci confrontiamo è che invece questi strumenti spesso non riusciamo neanche a erogarli. Tanto la burocrazia è farraginosa e complessa, e tanto in sostanza quando tu arrivi sei talmente già in crisi, talmente già compromessa la situazione, di fatto non riusciamo a salvare la situazione, il che poi comporta che lo sfratto viene eseguito e la persona finisce per strada, oppure non viene eseguito e il proprietario ci rimette, perché chiaramente, diciamo, si rimane dentro in condizioni di precarietà chi viene sfrattato, ma io piccolo o medio proprietario perdo il mio reddito. Però qui ci vuole, a mio giudizio, un grande investimento. Un investimento in termini di risorse, e da questo punto di vista vigiliamo sul fondo per la morosità incolpevole che sembra essere sparito da questa legge finanziaria,
uno strumento prezioso che andrebbe incentivato e fatto funzionare meglio, pericoloso se viene invece eliminato, e anche un investimento in termini di creatività, lo dico a me stesso. Facciamo in modo che questi strumenti si semplifichino, perché ce ne abbiamo 10 che gli uffici stessi fanno fatica a capire come funzionano, e facciamo invece in modo che siano semplici e immediatamente accessibili da parte di chi va in difficoltà. Ripeto, il primo obiettivo è quello di evitare che si finisca per strada o sotto sfratto o in condizione di emergenza per carità abitativa. Il secondo punto, il rapporto giustamente ha un capitolo rilevante sugli italiani come popolo di proprietari. Questo evidentemente, diciamo, non ha bisogno di racconti e spiegazioni da parte mia, ma mi sembra interessante sottolineare come lo Stato sia un grande proprietario, i comuni siano grandi proprietari. Io, come assessore al patrimonio e alle politiche abitative, sono responsabile di decine di migliaia di immobili nella nostra città di proprietà. Se calcoliamo quelli che io assegno, che noi assegniamo come dipartimento, cioè quelli dell'ATER, decine di migliaia di proprietà diventano addirittura centinaia di migliaia di proprietà. Ora, in questo senso, tra i vari ragionamenti che potremmo e dovremmo fare, ce n'è a mio giudizio uno che andrebbe sottolineato, cioè noi siamo un pessimo proprietario. Siamo un pessimo condomino, un pessimo proprietario, non noi come Roma Capitale, noi come pubblico in generale. Questo elemento ha una conseguenza molto seria su cui dovremmo fare conseguenze, ma una serie di conseguenze su cui dovremmo ragionare, che se affrontate potrebbero davvero trasformare l'immagine non solo delle nostre città, ma anche delle relazioni tra persone. Cosa intendo? Noi abbiamo grandi quartieri fatti di case popolari. La mala gestione di questi quartieri produce non soltanto un disagio su chi vi abita, evidentemente, ma anche un deterioramento del valore complessivo degli immobili della città, di alcuni quartieri. E siccome giustamente nel rapporto si sottolinea quanto invece il perdere di valore da parte del mercato immobiliare abbia conseguenze serissime sul nostro mercato, sulla nostra economia, ma anche sulla vita delle persone, su questo noi a mio giudizio dovremmo lanciare un grande piano di sviluppo, di riqualificazione, di manutenzione di questi quartieri, tenendo conto che evidentemente le risorse pubbliche devono essere messe e non possono essere tendenzialmente i comuni a mettercele, anche se i comuni possono fare molto perché spesso non riescono a prendere i soldi. Faccio un esempio così ci capiamo. Il famoso super bonus 110%, strumento criticato, criticabile, criticatissimo, criticabilissimo, su cui si può ragionare in tanti modi, al di là di tutto, aveva un aspetto a mio giudizio davvero poco comprensibile, e cioè il fatto che non era applicabile alle case popolari. E se ci pensate è veramente una contraddizione in termini. Alcuni enti sono stati bravi, sono riusciti a risolvere questo problema attraverso delle società veicolo a Milano, perché hanno dato la gestione a MM Metropolitana Milanese, quindi nel Lazio la Giunta Zingaretti ha fatto un ottimo lavoro attraverso l'ATER, perché come sapete l'ATER è un soggetto IRES, quindi poteva farlo. Ma diciamo, a livello di strumento, come era stato immaginato, l'idea di dire che noi non riqualificavamo dal punto di vista energetico, ambientale, ma anche sociale, le case popolari, è stato secondo me un errore proprio di visione, perché noi abbiamo il primo obiettivo, non soltanto per ragioni di perequazione economica, ma anche per ragioni di, come dire, riqualificazione del valore delle nostre città, quello evidentemente di rianimare, anche in chiave ecologica, i grandi quartieri di case popolari. E su questo quindi la mia personale come dire, suggestione che lancio ai vostri lavori è quella di dire: ragioniamo su come investire in maniera innovativa nei grandi complessi di case popolari, e dall'altra parte stimoliamo, pungoliamo gli enti pubblici, compreso quello che appunto io rappresento, essere dei condomini e dei proprietari più virtuosi. Se noi vogliamo, come io credo che dobbiamo volere, che anziché esserci dei ghetti dove ci sono i poveri e dei quartieri dove ci sono i ricchi a mercato libero, ci sia quella famosa mixité appunto tra classi sociali, che gli esperti dicono essere la chiave anche dell'emancipazione dal punto di vista sociale, allora noi dobbiamo, noi enti pubblici, ad esempio pagare con regolarità i condomini, essere bravi nel consentire i condomini di accedere ai bonus, cioè fare tutto quello che oggi facciamo con grande fatica, perché altrimenti effettivamente chiunque privato si sente minacciato dalla presenza del
comune o di qualunque altro ente pubblico nel proprio, diciamo, azionariato. Terzo e ultimo punto, e poi davvero concludo, social housing. Qui c'è, a mio giudizio, una grandissima opportunità, ma anche una opportunità che finora è stata colta soltanto in parte. Alcune città del nord sono riuscite a essere più efficienti da questo punto di vista, Roma è stata particolarmente poco efficace, sia perché le normative locali e regionali forse non erano ben fatte, sia perché sono stati fatti degli errori anche gestionali molto seri. Il social housing è, a mio giudizio, una grande chiave di ripensamento della relazione tra persone e abitazione, che tenendo conto delle virtù di cui appunto il rapporto ci racconta, cioè il fatto che rimarremo per fortuna un popolo di proprietari, e meno male che è così, nel senso che non c'è nulla di male, ma è ragionevole immaginare che nel corso dei prossimi anni una serie di mutate condizioni culturali, economiche e sociali, pensate ai giovani fuori sede di cui si parla nel rapporto, ma pensate a tante altre situazioni, trasformerà in alcuni ambiti, in alcuni segmenti della popolazione l'idea che appunto si debba accedere necessariamente ad una proprietà della casa, perché ci sono realtà, come del resto in molti altri paesi, in altri paesi sono estremamente prevalenti, da noi sono più ridotte, ci sono molti segmenti sociali in cui questo aspetto è meno rilevante. Allora, su questo potete fare un grande investimento che ha un valore economico, ha un valore immobiliare, ha un valore sociale, ha un valore culturale, nel senso che ci sono pezzi delle nostre città noi potremmo arricchire grazie alla partnership tra pubblico e privato e alla costruzione e a una risposta di un segmento che, se torniamo alla descrizione che facevo prima, proprietari, case popolari, all'epoca non era neanche immaginato, che è un segmento intermedio di chi non può accedere al mercato libero, come sapete, ma non è neanche un'utenza così disagiata come quella delle case dell'ERP. E quindi parliamo di giovani coppie, parliamo di studenti, parliamo di creativi, parliamo di tutto, parliamo in alcuni casi di minoranze, ci sono esperienze molto interessanti da questo punto di vista nel nord Europa. Tutto questo, ripeto, può essere oggetto di una pianificazione, di una progettazione, di un investimento che abbia come obiettivi quelli di sostanzialmente migliorare la qualità urbana delle nostre città, la vita delle persone e anche introdurre quell'elemento di innovazione che molto spesso manca nei nostri tessuti urbani come anche nelle nostre compagini economiche. Grazie naturalmente di questo invito, spero di non essere andato fuori tema, concludo con l'impegno da parte mia a continuare a provare a tessere un filo di dialogo, di discussione, di confronto con Federproprietà e con le altre associazioni di proprietari, naturalmente lo facciamo altrettanto con le associazioni di inquilini, come facciamo altrettanto con tante altre realtà sindacali e sociali e politiche, perché secondo me su questa questione, se vogliamo, come dicevo, metterla al centro del dibattito politico, sul tavolo della politica, noi dobbiamo non soltanto essere ambiziosi e lungimiranti, ma anche avere la capacità di fare squadra, di fare rete, di ragionare ognuno col proprio punto di vista, con l'obiettivo però di dare un miglioramento globale ad una questione che è assolutamente centrale per la vita di tutte le persone. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Io chiedo se ha ancora due minuti di ascoltare, io chiamerei veramente in causa il dottor Scotti, ma le ultime cose dette sono molto interessanti, si parla di rigenerazione urbana, di social housing, di disagio abitativo che chiede risposte. Giancarlo Scotti è amministratore delegato di CDP Immobiliare SGR, Fondo Nazionale per l'Abitare. Io sono sicuro che le cose appena ascoltate la troveranno d'accordo su molti punti. Dottor Scotti, grazie, buongiorno a tutti. Un saluto a Censis, a Federproprietà, un ringraziamento per avermi qui oggi per poter commentare lo studio. E anche prendo spunto dalle ultime osservazioni dell'assessore Zevi.
Allora, mi sembra che lo studio, e mi riconosco appunto in quanto è stato illustrato, cioè ci illustra sostanzialmente una medaglia a due facce, cioè da una parte ci conferma questa idea, questa realtà, che in Italia noi abbiamo un popolo di proprietari, un popolo di soggetti che vedono la casa come un elemento di riassicurazione. E questo è un dato di fatto, condivide un elemento costituente che c'è e che rimarrà nella realtà del nostro paese. Ma certamente lo studio evidenzia anche un ambito nel quale noi di Cassa siamo presenti da una decina di anni, che è l'ambito per quelle fasce della popolazione che vedono nella casa più che un elemento di un bene che deve essere posseduto, quindi con un concetto di proprietà, ma con un concetto di servizio, cioè la casa dove si può diciamo sostanzialmente usufruire di un servizio. Noi siamo partiti appunto con il fondo dell'abitare intorno al 2009-2010, abbiamo istituito in collaborazione con le fondazioni bancarie, abbiamo portato avanti un progetto che io tendo a definire pionieristico per quello che riguarda il mercato italiano, ma non solo, ma anche a livello europeo, cioè cercare di dare una risposta per costruire dei prodotti finanziari che offrissero delle soluzioni di social housing a quelle fasce di popolazione che sono troppo ricche per poter accedere all'edilizia popolare, ma non sono sufficientemente ricche per poter accedere alle case del libero mercato. Quindi l'obiettivo è stato quello di costruire dei prodotti in cui appunto questa fascia di popolazioni potessero accedere, ma non fossero solo ed esclusivamente dei prodotti di natura immobiliare, fossero anche dei prodotti dove la componente di servizio fosse un elemento, un collante nella costituzione di comunità che vanno a vivere questi progetti. E anche devo dire che il fondo abitare, dell'abitare è stato un elemento fondamentale sui progetti di rigenerazione urbana e di riuso del territorio destinato a questi tipi di prodotto. Quindi siamo partiti quando questi prodotti in Italia non esistevano, sono stati costituiti, abbiamo costituito questo fondo che appunto lo studio menziona, cioè che innanzitutto non è un fondo diretto, ma è un fondo di fondi. Non voglio entrare nelle technicality, ma di quello che possa essere un fondo diretto rispetto a un fondo di fondo. Comunque è un fondo nel quale vede CDP come un elemento abilitatore per la creazione di prodotti finanziari locali o regionali, cioè che vedano il coinvolgimento di operatori pubblici e privati all'interno dello specifico territorio. Quindi l'obiettivo che CDP si poneva era quello di essere un abilitatore di questi tipi di prodotti che poi dovessero essere realizzati da operatori che operano sul territorio. Con questo abbiamo quindi sviluppato un sistema che nel corso, diciamo, a fine 26 vedrà il completamento del proprio programma, ed sarà un sistema che vede la creazione sostanzialmente di 19.000 alloggi sociali e 7.000 posti letto molto sul territorio nazionale. Parliamo quindi di una presenza circa sono 250 iniziative in 110 comuni su una di 15-16 regioni italiane. Perfettamente vero, con una forte prevalenza nelle regioni del centro-nord, con una forte prevalenza anche nei grandi centri urbani, certamente però ha l'obiettivo di essere stato un prodotto nazionale, un progetto nazionale, perché il problema del disagio abitativo è sicuramente più sentito nelle grandi città, ma è un problema che comunque si sente all'interno dell'intero paese. Quindi questo è stato, se vogliamo, il primo progetto su cui noi siamo intervenuti sul tema del social housing. E ripeto, è stato un progetto che quando è partito aveva, appunto, non esisteva, ma come non esistevano neanche in Europa questi tipi di prodotto, e quindi siamo riusciti a creare un prodotto che ha una sua valenza, una sua rilevanza molto importante.
Il tema delle infrastrutture sociali, di cui l'infrastruttura dell'abitare rimane una componente molto importante, rimane però essere un cardine del piano industriale attuale di Cassa Depositi, e che a fianco di questo prodotto Cassa ha deciso di lanciare un secondo fondo, che si chiama Fondo Nazionale per l'Abitare Sociale, che vuole essere un'evoluzione rispetto al, diciamo, al primo prodotto che è stato realizzato, e che parte per cercare di soddisfare quelle, parte soprattutto da un'analisi di quelle che sono le tendenze e le evoluzioni sociodemografiche che in questo momento stanno realizzandosi nel nostro paese. Quindi è un prodotto che cerca di soddisfare quelle che sono le nuove esigenze dell'abitare, e sempre più quelle esigenze di coloro che vedono la casa come un elemento di servizio, e quindi come un elemento in cui devono essere, diciamo, degli spazi che possono essere vissuti in momenti particolari della propria esistenza. E quindi è un prodotto che vuole cercare di dare una risposta alle esigenze degli studenti universitari fuori sede. Questa è un'opportunità, è quasi un dovere che bisogna dare nei confronti degli studenti universitari fuori sede per facilitare l'educazione qualificata dei nostri giovani. Vuole essere una risposta per anche i lavoratori, diciamo, vengono chiamati lavoratori nomadi, cioè lavoratori con forte mobilità, che sempre più, anche a seguito dell'effetto pandemico, si vedono e sono presenti nel nuovo modo di lavorare. E infine anche, ed è una risposta che sarà molto più importante, a cui andrà anche affiancata una, diciamo, un concetto di sanità, di servizio sanitario all'interno della casa, ha una risposta anche per l'invecchiamento attivo, invecchiamento che è un tema fondamentale che viene evidenziato dai trend demografici del paese, e quindi cercare di dare delle case con dei servizi anche di prima assistenza per soggetti anziani evidentemente autosufficienti, che hanno tutta la possibilità ancora di essere operativi e attivi nella vita sociale. Di conseguenza, appunto, il nostro impegno nei confronti, diciamo, di quello che è questo tipo di servizio, questo tipo di necessità rimane presente, e concludo dicendo che condivido l'osservazione che è stato fatto, che per realizzare questi tipi di progetti è assolutamente necessaria una collaborazione pubblico e privato, perché senza una collaborazione per il mondo pubblico e per la realizzazione, diciamo, per la messa a terra di determinati progetti, e privati, ovvero sia anche fornitori di servizi piuttosto che fornitori di capitali, questi progetti non si riescono a realizzare. Grazie. Grazie dottor Speppi. Arrivederci, assessore. A presto. Allora, ci ha raggiunto intanto anche l'onorevole Chiara Braga, che vedo qui seduto davanti a me, però io le chiederei se può di aspettare qualche minuto. Chiamerei sul palco Riccardo Pedrizzi, che vedo anche lui qui, consigliere di proprietà, nonché ex senatore, ex deputato, responsabile del settore economico e finanze dell'associazione, potrà dare la voce dell'associazione anche su quello che abbiamo sentito stamattina. Non si è parlato di alcune cose che sono, credo, temi caldi, stati anche nell'ultimo periodo, del proprietà, si è parlato di catasto, si è parlato di super bonus. Allora io mi chiedo in pochi minuti, ma insomma col tempo che ci vuole, sempre immaginando di parlare oggi, perché la giornata lo consente, alla politica impegnata nella costruzione della legge di bilancio, quali sono, anche alla luce di quello che abbiamo sentito, veramente i punti fondamentali che andrebbero toccati oggi, una settimana o nel prossimo periodo, pensando ad una fase nuova della politica che può mettere, come si dice in questi casi, la casa al centro? Cosa serve per mettere davvero la casa al centro? Un piano casa, come dice Salvini, da quale punto dovrebbe partire?
Grazie per l'invito, grazie per la domanda. Io ho preso degli appunti nel corso della giornata, quindi non sarò estremamente sistematico. Cercherò di dare anche delle risposte indirette ad alcune dichiarazioni di principio, ad alcune dichiarazioni di intenti che però dobbiamo poi far declinare nella realtà. Io non voglio esimermi però da fare i complimenti al Censis e a Federproprietà per questa ricerca, che non è che non ha un taglio sindacale, ma un taglio sociologico. Questa è una ricerca che in pratica ha dato un'anima alla casa. Io tempo fa ho fatto un articolo per Il Tempo intitolato Casa Dolce Casa, e questo articolo è apparso proprio durante la pandemia. È un articolo che era una marcord di come era concepita, considerata la casa di un tempo e come era stata riscoperta della pandemia. E pensavo che fosse un articolo, ecco, sentimentale, una marcord, sdolcinato. Invece, leggendo la vostra ricerca, ho visto che tutto viene confermato, perché questa è una ricerca prevalentemente di carattere sociologico, e non emergono solamente dei dati, e quindi il settore non viene esaminato solamente dal punto di vista quantitativo. Il fatto che in Italia ci siano tanti proprietari di immobili piccoli, non ricchi, non benestanti, ma che attraversano tutte le fasce della nostra società, è una cosa acquisita, lo sapevamo da sempre, ma non sapevamo e non avevamo rilevato la soddisfazione che una grandissima parte di proprietari hanno della propria casa. Cioè, gli italiani stanno bene nella propria casa, si identificano in questa casa, ne fanno di uno strumento, come è stato detto, di servizio, ma ne fanno anche un luogo dove la famiglia si riunisce. In pratica riemerge l'idea della domus romana, dove ci si incontrava per gestire gli affari, per discutere di politica, per avere contatti con i vari strati della società. Si è detto da qualche intervento moderatore che si vuole difendere la casa. Io devo ricordare, e mi ha fatto questa domanda, la vicenda della riforma fiscale. Per fortuna la riforma fiscale è stata voluta dal Premier Draghi fino agli ultimi giorni dell'ultima legislatura, è stata bloccata da una serie di blocchi, con la presentazione di centinaia di emendamenti, ed alfine non è stata discussa prevalentemente perché non si voleva la riforma del catasto. La riforma del catasto avrebbe rappresentato un ulteriore patrimoniale, per cui a chi ci dice che ci aiuteranno nel futuro, ricordiamo le posizioni che erano state assunte nei confronti di questa nuova imposizione che si voleva mettere alla casa. I pericoli furono scongiurati nell'ultima legislatura, speriamo che non si riproponga il problema della riforma del catasto, anche se c'erano tutti gli strumenti per poterla realizzare questa patrimoniale, perché c'erano state delle istruzioni da parte del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a tutti i ministeri, per rilevare, disegnare la situazione abitativa di tutto il nostro paese. I pericoli però non sono stati sventati
su quel versante, perché esistono i pericoli che arrivano dall'Europa. La riforma del catasto era stata richiesta dall'Europa e dalla comunità europea, ad esempio nel PNRR, dove si diceva bisogna fare questa ricerca, e avevano trovato delle sponde in Italia, la Banca d'Italia e la Corte dei Conti, che in audizione in Commissione Finanze della Camera avevano insistito perché questa riforma venisse portata a termine. Dicevo, i pericoli non sono scampati, perché attualmente presso il Parlamento europeo c'è una bozza di provvedimento sull'efficientamento energetico che fu già presentata l'anno scorso, proprio in questo periodo di tempo, e Fede Proprietà intervenne fortemente e facemmo in modo che venisse dai commissari europei accantonate. Viene ripresentata attualmente al Parlamento europeo e si chiede in pratica, con un calendario ristretto del 2023, del 2026, di realizzare questo efficientamento energetico, che per noi sarebbe un'ulteriore mazzata, perché in pratica il 60%, dice l'Enea, del nostro patrimonio non sarebbe in regola con le norme che verrebbero introdotte dall'Europa. C'è tutto il discorso delle garanzie, perché se la banca ha concesso ad esempio un mutuo su un immobile in un certo periodo di tempo, queste nuove normative, quelle garanzie acquisite dalla banca non sarebbero più sufficienti e bisognerebbe integrare nuove garanzie, e con il restringimento del credito e con l'aumento dei tassi di interesse i proprietari avrebbero delle grosse difficoltà. Io vorrei arrivare, perché non voglio portar via altro tempo, immediatamente alle proposte che fa Fede Proprietà in questo momento. Innanzitutto, per quanto riguarda il superbonus, tra oggi e domani si riuniscono le forze della maggioranza per decidere come mettere a terra il superbonus per quanto riguarda, alla luce delle esperienze negative che si sono state fatte in quest'ultimo periodo di tempo. Se ne è abbuttato e quindi molto probabilmente si metteranno dei paletti a seguito di questi accordi. Poi abbiamo la questione dell'IMU, in particolare sulle seconde abitazioni. La maggior parte, se non tutti i comuni italiani, stanno applicando per le seconde abitazioni le aliquote massime, per cui è veramente una mazzata, perché con l'IMU vengono portati come gettito dello Stato 22 miliardi a fronte dell'ICI che si pagava precedentemente, che ammontavano solamente a 9 miliardi, per cui è già una mazzata troppo forte che viene data ai piccoli proprietari di immobili. Poi vorremmo che la cedolare secca, di cui si era parlato anche alla vigilia di questa legge di bilancio, per gli immobili commerciali, mentre attualmente abbiamo visto che ha dato un grosso risultato per quanto riguarda immobili residenziali, quindi sempre facendo emergere molto nero e oltretutto movimentando molto il mercato immobiliare, venisse portato anche agli immobili non residenziali, sicuramente faremmo daremo un grosso incentivo al mercato immobiliare non commerciale. E poi c'è lo scandalo della tassazione su redditi che non vengono percepiti, o perché è moroso l'inquilino o perché addirittura l'immobile è occupato. Allora in questo caso la tassazione dovrebbe essere eliminata, in quanto non è possibile pagare delle imposte su immobili che non danno più reddito. Queste sono le richieste di carattere sindacale che si sente di portare avanti. Noi speriamo
che in questa legislatura quel piano casa a cui faceva riferimento il nostro moderatore presentato e portato a tema. Io voglio dire solamente che la Germania ha già messo a disposizione dei proprietari di immobili grosse somme per quanto riguarda l'efficientamento energetico, 36 miliardi nel 2022, nei primi 9 mesi del 2022, 42 miliardi e 7 nel 2021, 30 miliardi e 2 nel 2020. Una grossa opera, e questo ha messo a disposizione la Cassa Depositi e Prestiti tedesca, per cui dovrebbe in Italia intervenire la Cassa Depositi nazionale italiana. Non possiamo sperare che la casa non venga ulteriormente attaccata. Esiste un orientamento che è contro la proprietà, contro la piccola proprietà in particolare, basta leggere i documenti che escono da Davos, le conferenze che si fanno, che i grandi della terra fanno a Davos anno dopo anno, che in pratica vanno a colpire in maniera pesante la proprietà. Perché? E faccio una conclusione di carattere culturale, perché naturalmente la proprietà è il principale pilastro e sostegno della famiglia tradizionale. La proprietà, senza proprietà la famiglia tradizionale, la famiglia naturale non si regge. Ecco, che si vuole colpire la famiglia tradizionale, la famiglia naturale, si va a colpire il pilastro che la sostiene, che è la proprietà. Quindi bisogna stare molto attenti, e noi richiamiamo tutta la politica di qualsiasi orientamento a essere in guardia e sul fronte interno e sul fronte europeo, perché ci potrebbe arrivare da un momento all'altro mazzate come quelle che riguardano l'efficientamento, che andrebbero a colpire veramente tutti i proprietari di immobili italiani. Grazie mille. Grazie a lei. Vedevo qui in prima fila l'onorevole Braga scuotere in la testa adesso. La chiamerei qui al tavolo, no, tutto, le proposte e le notazioni fatte dal senatore Pedizzi sono concrete a livello legislativo. Spero che lei abbia potuto sentire almeno in parte l'inizio di questa chiacchierata questa mattina a margine della presentazione del rapporto, perché si è detto, si sono dette tante cose, i titoli sono tanti, fase nuova di grande difficoltà per la società di fronte a costi energetici che fanno diventare la casa anche chissà ancora se un investimento, la necessità che la politica intervenga per tutelare il valore anche economico della casa, soprattutto in una fase in cui si è dimostrata la casa essere centro multifunzione, dove si è tutto ormai si studia, si lavora, ci si cura sempre di più. Sono chiamata a dare risposte, lei è di un partito che oggi è ormai all'opposizione, si è detto stamattina, diceva la senatrice Castellone, in questa manovra non ci sono provvedimenti veramente a tutela della casa, si continua a parlare di strascichi, di provvedimenti che riguardano i decreti precedenti. Allo stesso tempo, nelle stesse ore, il ministro Salvini ha premesso per il prossimo futuro un grande piano casa. Lei è anche urbanista, quindi esperta vera di questi argomenti, mi chiedo un commento che ha sentito dalle informazioni che il rapporto pone, secondo me, in maniera molto chiara. Grazie intanto di essere qui. Grazie a voi, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e mi scuso per il ritardo, ma i trasferimenti sono stati un po' complicati questa
questa mattina. Intanto vi ringrazio perché il rapporto e la ricerca appunto redatta da Censis insieme a Federproprietà fornisce molte indicazioni utili e credo anche in linea con alcune valutazioni che hanno ispirato anche alcune scelte che la mia parte politica, il mio partito ha cercato di fare nei mesi passati. Sicuramente c'è uno sguardo che tiene conto di come il tema della casa oggi sicuramente risponde a un fabbisogno fondamentale delle famiglie, delle persone, ma ha assunto una dimensione sempre più integrata con altri aspetti della vita, resa ancora più evidente dall'emergenza che abbiamo vissuto, dalla pandemia, dalla riorganizzazione degli stili, dei tempi di vita e anche dalle trasformazioni della società. Questo mi sembra un primo dato da cui partire. Noi leggiamo il fabbisogno abitativo troppe volte con lenti che sono quelle del passato, che non tengono conto anche di dinamiche sociali che ad esempio intrecciano il tema del lavoro. Pensiamo a come nella vita di ciascuno di noi capita di cambiare più volte il posto di lavoro, spesso anche lasciare appunto la città o il luogo in cui si è vissuto per alcuni anni, e la necessità di ricostruire anche delle soluzioni abitative che non hanno una caratteristica di stabilità forte come in passato. Il tema ad esempio della costruzione anche dei percorsi di vita legati all'allungamento dell'età delle persone, alla ricerca di soluzioni di autonomia abitative che si legano con un allungamento appunto della vita, e, diciamo, tutte questioni che oggi credo impongano alla politica, e sicuramente anche grazie allo sguardo dei portatori di interesse, delle associazioni come la vostra, di provare a costruire delle risposte che siano più corrispondenti, diciamo, ad un fabbisogno più articolato di casa. Con una premessa, il tema della casa per molto tempo è stato assente dall'agenda politica. Io premo sempre un po', non perché lo pronunci il ministro Salvini, dal quale mi dividono moltissime cose, compresa l'impostazione di un piano casa che, diciamo, come è stato in passato, si traduce spesso in operazioni immobiliari, ma non in una reale capacità di dare una risposta al bisogno abitativo, ma non vorrei che dietro questa formula spesso, diciamo, usata ci sia una sottovalutazione ad esempio di un'altra questione che intreccia molto il tema delle politiche abitative, e cioè di come aiutare le persone a vivere in case più efficienti dal punto di vista energetico, che non aggravino il peso sul consumo di suolo in un territorio fragile come il nostro, ma che puntino soprattutto a riqualificare parti di città e di territori che non sono solo le grandi città, ma sono i centri minori, le aree interne del nostro paese, dando una risposta a un fabbisogno abitativo più articolato. Dentro la legge di bilancio, come giustamente veniva ricordato, non troviamo in questo momento un'impostazione, diciamo col beneficio del dubbio, ovviamente ci auguriamo che sia stata solo una mancanza di tempo di questa maggioranza, ma vediamo invece ad esempio un impoverimento delle risorse dedicate alla casa. Naturalmente voi rappresentate la proprietà, ma la proprietà è fatta anche di persone che mettono sul mercato, diciamo, case in affitto per altri, e diciamo, lo svuotamento di due strumenti fondamentali che sono il fondo sostegno affitti e il fondo morosità incolpevole, io credo che interessi non solo le persone che a causa di difficoltà economiche si trovano in difficoltà appunto a corrispondere l'affitto, ma anche la stragrande maggioranza dei piccoli proprietari, come giustamente avete ricordato, che si trovano a vedere, diciamo così, mancare un pezzo fondamentale anche del proprio reddito. Questo tema che noi abbiamo posto e abbiamo anche evidenziato con degli emendamenti presentati dal Partito Democratico e che saranno discussi nei prossimi giorni, credo che in qualche modo non sia estraneo alle discussioni che stiamo facendo. C'è bisogno di tutelare sicuramente la proprietà, la piccola proprietà in modo particolare, perché come bene avete detto è illusorio pensare che ci siano diciamo, una corrispondenza tra un benessere economico assicurato e il proprietario di casa. Spesso il proprietario di casa corrisponde al proprio fabbisogno abitativo e talvolta con
case ulteriori che vengono messe in affitto aiuta appunto a sostenere il proprio reddito familiare e dall'altro però dare anche una risposta a una difficoltà di persone in affitto che oggi si trovano impossibilitate a pagare i canoni di locazione. Allora, la nostra proposta di rifinanziare questi fondi, così come l'idea di aiutare a fare incrociare meglio la domanda e l'offerta di casa nel nostro paese, credo che in qualche modo possano incontrare anche alcune delle questioni che avete posto. Ci sono ad esempio delle misure che possono investire anche di una responsabilità maggiore, gli enti territoriali, dei luoghi appunto di rinegoziazione dei canoni che tengano conto però della condizione anche della piccola proprietà e poi c'è il grande tema della rigenerazione urbana. So che anche altri colleghi ne hanno parlato, ho sentito appunto che c'è una volontà anche di qualcuno della maggioranza di riaprire la discussione e il cantiere sulla legge sulla rigenerazione urbana. Credo che voi da attenti osservatori ricordiate che nella scorsa legislatura si era arrivati al Senato a un testo molto avanzato, grazie anche al lavoro importante del ministro Giovannini, per provare a rimettere in moto una serie di interventi di rigenerazione urbana, di recupero del patrimonio edilizio esistente. Devo dire che questo tema è stato totalmente assente dalle prime comunicazioni, diciamo, del ministro delle infrastrutture, del ministro Salvini alla Camera e al Senato. Ci auguriamo che anche grazie ad una spinta parlamentare che spero possa essere trasversale, quindi vedere un serio impegno anche della maggioranza, invece si possa arrivare ad approvare una legge sulla rigenerazione urbana. L'ultima questione che vorrei porre è questa. Scusate, il microfono fa veramente un po' di rumore fastidioso, tengo un po' più lontano. Noi veniamo da un periodo in cui lo strumento dei bonus edilizi e in particolare del 110, che è un altro grande tema di attualità, proprio di discussione di queste ore, ha visto sostenere anche una propensione all'investimento privato, ovviamente nel caso del super bonus fortemente sostenuto, diciamo, dall'incentivo pubblico nella riqualificazione energetica del patrimonio abitativo degli italiani. Io credo che oggi la priorità assoluta sia risolvere la questione di incertezza in cui si trovano le famiglie, le persone, le imprese rispetto alla grande questione della cessione dei crediti. Questo è il grande tema di attualità e di maggiore urgenza, ma nello stesso tempo credo che serva provare, se non è in questa legge di bilancio, perché qui non troviamo soluzioni adeguate, in un prossimo provvedimento, però una riforma organica del sistema degli incentivi che dia stabilità, che magari anche riveda le percentuali in proporzioni più basse, che premi però gli interventi di maggiore efficienza e che consenta sia alle famiglie, agli italiani, che alle imprese di programmare i propri investimenti, perché questo tipo di mercato delle costruzioni e anche questa disponibilità, questa volontà delle persone di investire parte anche delle proprie risorse nel miglioramento dell'efficienza, della sicurezza, pensiamo al grande tema del patrimonio edilizio esistente a rischio sismico in larga parte dell'Italia, ha bisogno di strumenti pubblici che aiutino soprattutto a programmare investimenti, quindi meno interventi spot, magari anche meno generosi dal punto di vista economico, ma più stabili e strutturati per fare in modo che questo diventi un capitolo fondamentale anche del rilancio economico del nostro paese. Su questi temi anche dall'opposizione, diciamo, il Partito Democratico non farà mancare il suo contributo, il suo lavoro. Un'ultima nota, che è quella, diciamo, su cui forse mi veniva un po' contrariata, io credo che invece si sia persa una grande occasione di avviare nel nostro paese una seria riforma del catasto, con condizioni che fossero appunto equilibrate, questo prevedeva la legge di riforma, che non penalizzassero la piccola proprietà, che aiutassero però a dare più equità e garanzie e anche a risolvere delle storture e delle disomogeneità che sono inaccettabili in un momento in cui ancora tante persone vivono in condizioni di difficoltà, di disagio abitativo e in cui c'è un grande bisogno invece di costruire anche politiche pubbliche di sostegno al diritto alla casa.
una parte politica, quella che oggi governa questo paese, si è assunta la responsabilità persino di far cadere il governo, diciamo, per impedire questa riforma. Io penso che quello che arriva dall'Europa, sia sul fronte di una maggiore equità della tassazione sugli immobili e sulla casa, e anche della riqualificazione del nostro patrimonio edilizio dal punto di vista energetico, non sia un pericolo, ma sia una necessità non più rinviabile. E quindi, diciamo, con grande onestà, vi dico che, ringraziandovi per il confronto, noi cercheremo di sostenerlo e di portarlo avanti anche in un'interlocuzione dialettica con l'attuale governo e con le forze di maggioranza. Grazie. Grazie a lei. Grazie a lei. Noi siamo in attesa di vedere il presidente Rampelli, chissà se poi riuscirà a raggiungerci. Sì, spero che la verità sia benvenuto. Sapete, non avevo detto all'inizio, non sarà dei nostri stamattina il ministro, che all'ultimo ha avuto un impedimento e non è potuto essere qui. Io in attesa del presidente Rampelli, chiederei al presidente Miani, presidente di Sima, di sentare ancora un attimo, perché anche per le ultime cose dette dall'onorevole Braga, che se vogliamo ha risposto un po' alle missioni e prima dal consigliere Pedrizzi, chiamerei qui in rappresentanza di Fratelli d'Italia la neo deputato Tifone. Buongiorno, vediamo se riusciamo. Benvenuta, se riusciamo su le ultime cose dette, catastro sì, catastro no. Mi chiedo se non sia possibile o non sia possibile nel prossimo futuro trovare un'intesa tra forze politiche opposte su questo punto, perché è un tema ciclico, ogni tanto viene fuori la necessità di aggiornare il catastro, ci sono proposte di riforma, la sessione che ha fatto il senatore Di Lenzi, un grande momento, anche la sottolineatura del momento storico particolarmente grave per la società italiana, forse sarebbe giusto pensare a catastro, ma non in questo momento, perché sarebbe un disastro. Secondo lei, dovrebbe essere, partiamo da qui, ma poi naturalmente allarghiamo il discorso per ragione alle cose dette stamattina dal rapporto. Intanto grazie per l'invito, porto il saluto del mio gruppo parlamentare, so che a breve ci raggiungerà anche il presidente Rampelli, quindi insomma oggi per dare un indirizzo di saluto qui e salutare anche l'assemblea di Federproprietà, che è un'associazione che con la quale da sempre Fratelli d'Italia ha avuto una grande interlocuzione, del resto per noi la casa costituisce insomma un punto fondamentale di sicurezza anche diciamo sociale, e ha sempre rappresentato uno dei punti qualificanti che noi abbiamo inserito nel programma segnatamente di Fratelli d'Italia, ma anche mi sento di dire di tutto quanto il centrodestra. Sugli estimi catastali, io ricordo che l'opposizione nella scorsa legislatura ha condotto una battaglia, perché era diciamo contraria, cioè noi eravamo contraria al tentativo di trasformare la riforma degli estimi catastali, e al momento diciamo è ferma, quella diciamo di trasformare in incrementi fiscali, naturalmente faccio riferimento, al momento è ferma, noi diciamo eravamo contrari e ancora oggi insomma come governo siamo fermi a quella valutazione. Poi è chiaro, tutte le proporzioni, ogni legge è perfettibile, tutto si può fare e trovare poi dei punti di caduta sarebbe molto facile. Insomma, io riporto il dato di fatto e lo stato dell'arte della situazione. E sentivo parlavate diciamo di interventi, sì, è un po' fastidio. Sentivo che parlavate di interventi, io
Ricordo nella legge di bilancio, quella che stiamo ora discutendo, abbiamo fatto diversi, ci siamo impegnati su diversi fronti. Quello che voglio ricordare è quello delle numerose agevolazioni inserite per facilitare e agevolare il mutuo della prima casa, soprattutto alle giovani coppie. E perché noi riteniamo da sempre, diciamo, che la casa sia da considerare un bene rifugio, che sia, diciamo, la prima cellula, come dire, l'embrione, no? Per la costituzione di una famiglia e per partire la costituzione della prima cellula della società, che per noi è la famiglia. Sapete quanto teniamo noi a questo tema, e quindi da sempre, peraltro, diciamo che la prima casa non deve essere pignorabile. Lo abbiamo scritto anche nel programma di governo, e abbiamo detto anche altre cose. Abbiamo raccontato che diciamo, siamo naturalmente contro le occupazioni abusive di abitazioni altrui, e devono essere assolutamente evitate senza alcuna eccezione, senza alcun stratagemma. Insomma, da questo punto di vista noi siamo sempre stati molto, molto chiari. Poi che ogni proprietario, ogni affittuario, ogni assegnatario di immobile, se subirà l'occupazione abusiva, avrà lo Stato al suo fianco, cosa che, insomma, fino adesso non abbiamo mai potuto riscontrare, e noi, diciamo, lo affermiamo e lo riaffermeremo naturalmente degli impegni in primo luogo, e poi delle azioni del governo. Ho dato un occhio a questo rapporto del Censis, davvero molto interessante, e ci racconta anche come diciamo la casa sia diventata, un po' per lo smart working, un po', diciamo, anche per la pandemia, e quindi è diventata anche una protezione sociale, come dicevo prima. Diventa sempre più importante la protezione della casa, naturalmente quindi, diciamo, del suo proprietario, e quindi noi riteniamo che una delle prime cose sia appunto quella del lavoro sulla prima casa. Lo abbiamo detto più volte, ma diciamo a tutto tondo sulla questione casa. Io era solo, diciamo, un indirizzo di saluto e per raccontare e anche rinnovare la nostra attenzione, quella del mio partito, quella di tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia, verso questi temi che non da ora ci sono a cuore, e per rinnovare naturalmente anche la nostra disponibilità a una interlocuzione che c'è sempre stata, ma che diventi magari ancora più fitta, più continua con la maggioranza, e poi, perché no, insomma, anche con il governo, per mettere appunto magari un grande rilancio e un grande piano casa per il futuro della nostra nazione e degli italiani. Grazie a lei. Ci teniamo tanto ad esserci. Allora, il presidente Bardonzello credo si sia alzato alla ricerca di notizie del vicepresidente del Senato, chissà se riuscirà ad arrivare. E allora, Alessandro Miani, noi ci siamo incontrati forse un anno fa, mi ricordo tu mi invitasti ad una alla presentazione di un rapporto del CNEL sulla rigenerazione urbana, era quello il tema, e ho, diciamo, osservato in quest'ultimo periodo il lavoro che la Società Italiana di Medicina Ambientale ha fatto in tema di sensibilizzazione dei media. Io faccio parte di questa categoria, quindi ricevo quotidianamente le vostre note su temi che oggi sono assolutamente all'ordine del giorno, e anche in questo rapporto molto, molto vivi, molto visibili, come quelli della domanda di, dire, salubrità degli ambienti. Se ne è parlato tanto nell'ultimo periodo di pandemia, dagli uffici ai luoghi pubblici, ma è sempre più un tema bellissimo anche quando si parla di abitazioni, di prime e seconde case.
abbiamo fatto molte proposte nell'ultimo periodo alla politica a livello locale, a livello nazionale. Io le chiedo di ricordare questo percorso e di dirci la sua su quanto appena ascoltato in termini di rapporto Censis, che devo dire molto interessante su tanti punti, ma anche su quello che hanno detto gli esponenti politici che si sono succeduti. Ci sono temi aperti, l'impegno a occuparsi di casa in maniera diciamo sistematica nel prossimo futuro, ma oggi le nostre abitazioni sono, come dicevamo prima, come diceva prima dottor Maietta, hanno acquisito grande valore sociale, ma anche sono fortemente sotto attacco sotto l'aspetto economico del valore patrimoniale. Certo, beh, innanzitutto grazie, ringrazio il Censis, Federproprietà e Cassa Depositi e Prestiti per questo percorso fatto assieme per questo rapporto. Sono già state dette moltissime cose, tutte estremamente interessanti, cose in parte già note, cose nuove, spunti, buone pratiche da parte, per esempio, di Cassa Depositi e Prestiti, ma non solo. Io volevo fare focus in pochi minuti su un tema che forse non è stato ancora trattato, ed è quello che, visto dal nostro punto di vista, ossia quello del binomio ambiente-salute, la casa nei fatti è dove viviamo, si chiama ambiente confinato, e come anche i nostri luoghi di lavoro, piuttosto che mezzi di trasporto, ma noi trascorriamo mediamente il 90% della nostra vita all'interno di questi ambienti confinati, e abbiamo sentito dal rapporto come, se non erro, l'84% del nostro tempo lo trascorriamo a casa. Ebbene, in questi ambienti e a casa noi respiriamo un'aria, l'atmosfera indoor, che in Italia provoca a livello, diciamo, di inquinamento atmosferico complessivo circa 90.000 decessi prematuri all'anno, e che l'Europa ha conteggiato in costi sanitari diretti pari al 10% del nostro PIL. L'Istituto Superiore di Sanità, d'altro canto, ci dice che di questi 10 punti per cento del PIL in costi sanitari diretti, 4 punti percentuali sono dovuti a ciò che respiriamo all'interno di questi spazi confinati, di cui la casa rappresenta l'elemento principale. Ebbene, si è sentito parlare molto oggi di bonus 110%, di questioni di risparmi energetici. Ecco, io vorrei che l'Italia non commettesse l'errore che ha commesso alcune decine di anni fa, per esempio gli Stati Uniti, in cui si è puntato tutto su un risparmio energetico, quindi chiudendo nei fatti gli edifici e portando a una pessima qualità dell'aria all'interno degli stessi. Problema su cui gli Stati Uniti oggi stanno ponendo rimedio con grandissimi investimenti, quando invece le due cose possono convivere in maniera molto semplice, semplicemente facendo riferimento a tecnologie oggi disponibili che consentono di avere un abbattimento dello spreco energetico, voglio dire, quindi della dispersione di calore all'interno, per esempio, delle case, con appunto tecnologie che consentono però anche di generare un adeguato ricambio d'aria e quindi di far incidere meno in costi sociali e in costi sanitari ciò che noi respiriamo all'interno delle nostre case. C'è anche un altro elemento, quando si parla di voglio dire, impatto energetico ambientale, noi ci riferiamo sempre, almeno diciamo, la visione comune si riferisce sempre a ciò che stiamo all'interno di questi ambienti, mentre nei fatti ci dimentichiamo, molti si dimenticano che dell'inquinamento atmosferico circa il 60% è generato dai processi di combustione per il riscaldamento degli edifici. Allora, che cosa si sta facendo nel mondo? E noi suggeriamo possa essere fatto anche in Italia, magari con degli sgravi fiscali anche per i privati,
per quello che è l'ambiente costruito, quindi la somma di questi alveari di ambienti confinati che formano un condominio e che si chiama ambiente costruito. L'ambiente costruito, quindi la casa, può diventare uno strumento utile alla collettività. Noi oggi siamo in una fase di transizione energetica che però, abbiamo visto con chiarezza, non potrà probabilmente essere rispettata rispetto a quelli che sono gli accordi internazionali per una serie di motivi. Ebbene, questo ambiente costruito è un contenitore che da un lato deve proteggere chi ci vive, chi ci lavora, chi ci studia al suo interno, ma può essere anche utilizzato per la parte, per l'involucro. Oggi nel mondo si stanno utilizzando nanotecnologie fotocatalitiche che hanno un doppio vantaggio. Da un lato consentono di, sentivo parlare prima di, anche ristrutturazione o messa, diciamo, a nuovo dell'edilizia popolare, per esempio, ma non solo, hanno il doppio vantaggio. Da un lato quello di conservare per 20 o 30 anni l'estetica esterna di qualunque edificio senza che questa possa essere aggredita da agenti atmosferici, da muffe, da croste nere e via dicendo, e dall'altro, e anche nel caso delle città dai graffittari che creano parecchi danni, e dall'altro di contribuire in maniera molto significativa alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. Si calcola che se una città come Roma, come Milano, ma voglio dire ad oggi non è mai stata fatta una sperimentazione su così larga scala, si può arrivare a ridurre l'inquinamento atmosferico del 40% in quella città solamente applicando queste nanotecnologie che sono peraltro trasparenti, quindi possono essere applicate su qualunque superficie, anche sui vetri e sulle vetrate. Quindi da un lato, ripeto, potremmo preservare meglio il patrimonio, anche quello artistico-culturale. Noi abbiamo una progettualità in corso già aperta con il Ministero della Cultura per i beni culturali outdoor su questi temi, ma dall'altro noi ci domandiamo da tempo perché continuare a finanziare, con incentivi fiscali, monopattini, piuttosto che, ecco, cose inutili. Cioè, quando noi facciamo un investimento con soldi pubblici, dobbiamo capire perché lo stiamo facendo. Ossia, noi finanziamo la possibilità di avere monopattini nelle città che provocano incidenti, che non sono coperti da assicurazioni, che non sono targati, per nei fatti avere un'incidenza marginale sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico in quella città, quando se noi finanziassimo nanotecnologie di questa tipologia, ovviamente validate dalla comunità scientifica internazionale, che vengono già utilizzate oggi nelle più inquinate città del mondo, si avrebbero una riduzione dei costi enorme e farebbe diventare la casa uno strumento anche di benessere sociale per la comunità complessiva. Ecco, questa è una prima visione che io volevo lanciare. La seconda, e costerebbe nulla, perché davvero stiamo parlando di anche costi irrisori con grandissime ricadute. La seconda visione, che già è stata accennata dal dottor Scotti, è quella di rendere l'involucro casa, inteso come parte interna, come si stanno sviluppando già oggi degli spazi di co-working comuni all'interno dei condomini, piuttosto che dei luoghi per fare fitness o anche di incontro e di socialità, visto che abbiamo una popolazione mediamente anziana che tenderà ad aumentare la sua età media, a creare anche un punto di salute. Oggi anche qui la tecnologia ci viene incontro. Con la sanità digitale noi possiamo non solo fare televisite, ma possiamo avere certificati in tempo reale e di alto livello qualitativo, bene o male, qualunque tipo di diagnostica. E quindi anche qui
noi ci appelliamo al governo perché possa, essendoci già dei fondi destinati PNRR a questo tema, che possa pensare per nelle riqualificazioni urbane, laddove si volesse andare in questa direzione, ma pensando soprattutto alle fasce più deboli, anche nel social housing, generare e creare proprio dei luoghi che non siano in ogni singola abitazione, ma che siano condominiali per la salute dei più fragili, per la salute dei cronici, che hanno impatti sociali ed economici elevatissimi. E in ultimo, non dimentichiamo che quando si parla di riqualificazione urbana, e io aggiungo anche di resilienza urbana e di salute urbana, noi siamo in un periodo non solo post-pandemico e ci auguriamo di non averne altre, anche se la scienza a livello internazionale è convinta che così sarà. Siamo in un momento importante di cambiamento climatico, in cui l'accelerazione del cambiamento climatico interessa già oggi e interesserà sempre di più nei prossimi decenni le grandi città e colpirà maggiormente le fasce deboli della popolazione. Ecco che da questo rapporto l'evidenza che l'italiano individua in questo involucro, nella sua casa, un punto di sicurezza è una cosa da non sottovalutare, perché entro la fine di questo secolo, ci dicono gli scenari migliori, avremo il 70% della popolazione mondiale che vivrà all'interno di città, che saranno delle megalopoli, e noi dovremo lavorare perché queste città, non solo nell'ottica della prossimità, ma anche nell'ottica della tutela delle famiglie, dei proprietari di casa, possono essere resilienti al cambiamento climatico e quindi diventa centrale una maggiore attenzione proprio sul tema della casa, perché è l'elemento discriminante per ridurre la disparità sociale e migliorare la salute anche sociale della nostra collettività. Grazie Miani. Allora, il bello di questo incontro, di questo confronto questa mattina è stato anche, oltre diciamo ad aver imparato dal rapporto Censis, aver avuto alcune conferme su quello che è il rapporto tra italiani e casa, anche alcune notizie secondo me interessanti per il futuro, per programmare il futuro. È stata anche una mattinata di confronto sulle cose da fare, no? I punti che sono scoperti e che forse l'agenda politica prossima futura dovrebbe recepire. Sapevamo che sarebbe stata, Presidente Barbonzello, una mattinata un po' movimentata, siamo venuti apposta, non è stato un caso, a presentare questo rapporto qui. In questi giorni che sono per la politica giorni molto complessi e non vi sarete accorti da quanto poco sono rimasti i politici che pure sono intervenuti, ma hanno tutto, molto da fare in queste ore, in questi minuti, per chiudere questa ricognizione finale sulla legge di bilancio. Però è stato secondo me importante venire lo stesso e farla lo stesso qui, che proposte come queste ha senso che siano diciamo raccontate a chi poi, al legislatore che può naturalmente intervenire. Mi raccontava prima il presidente di Federproprietà che oggi pomeriggio, nella giornata di domani, una sintesi di questo rapporto con anche una sorta di, correggimi se sbaglio, un memorandum con i punti fondamentali, le proposte fondamentali che l'associazione fa alla politica, verranno recapitate a tutti i parlamentari, a tutti i deputati, a tutti i senatori, che se nell'ambito di una legge sul grande piano casa, come annunciato dal ministro delle infrastrutture, o in un altro luogo, da qui all'approvazione della manovra o subito dopo possa cominciare un confronto immediato su un tema così caldo. Io non
tutti spero che il Presidente Rampelli, poi magari alla fine, quando ci saremo tutti assati, invece entrerà, ci risiederemo tutti e ascolteremo le sue parole. Però intanto io ridò la parola al Presidente di Fidelità per provare a tirare delle somme su questa mattinata. Sono state dette cose molto puntuali, con impostazioni, abbiamo capito, anche molto diverse. Bisognerà trovare, e credo che l'associazione e le associazioni in generale potranno avere in futuro con la politica, sia a livello locale che a livello nazionale, un ruolo sempre più importante, no? Nel rappresentare interessi così forti. Sì, anche perché credo che insomma la casa, come si diceva prima, non ha la politica e la partitica, perché la casa poi appartiene a tutti, quindi tutti sono interessati, tutte le forze politiche di qualunque colore sono interessate ad una politica della casa che sia obiettivamente a favore, diciamo, della soluzione di tanti problemi che oggi sono nati, che ancora devono trovare la chiarificazione politica. Il rapporto che abbiamo presentato mi sembra, dagli interventi dei relatori e anche delle persone intervenute su questo tavolo, ha un po' rilanciato una visione del ruolo e del valore della casa, che da noi insomma è stato sempre il punto fondamentale della nostra vita, del nostro risparmio, forse contribuendo anche a superare quelle persistenti pregiudizi nei confronti del proprietario, il quale è visto sempre soltanto come un portatore di ricchezza. Abbiamo visto invece che il proprietario non è soltanto il riccone, ma quelli sono i grandi proprietari. Il piccolo e medio proprietario è colui che difende la propria casa dove abita da tutte quelle che sono le intrusioni politiche, cioè le tasse, i balzelli che a volte sono esagerate. Abbiamo avuto anche, diciamo, conoscenza dell'interesse che questa casa ha anche nei confronti dei giovani, nonostante le tante difficoltà economiche che sono state puntualizzate nel rapporto. E la casa è diventata nuovamente proprio un costitutivo, diciamo, della cultura sociale collettiva, che per varie ragioni sembrava persa, soprattutto per la crisi, come dice lo stesso rapporto, attraversata da quel modello sociale italiano in cui la famiglia opera come un formidabile ed insostituibile ridistributore strutturale. Oggi invece è venuta fuori questa voglia dei giovani di accedere alla casa. Si attende, diceva Maietta, una fiscalità più amica, più favorevole. Si impone sempre come una sorta di minaccia questa fiscalità, e invece proprio per venire incontro al terribile periodo che stiamo vivendo, sarebbe necessaria che la fiscalità mostrasse un volto più attento al nuovo valore sociale della casa e più favorevole. Il dottor Scotti ha sottolineato il valore del social housing, diciamo che è uno strumento nato per incrementare l'offerta di alloggi a canone calmierato, visto che l'edilizia popolare purtroppo non ha avuto, diciamo, molta presa per questioni evidentemente di scarso peso economico indirizzato ad esso, e quindi è nato per offrire alloggi a quelle persone che hanno troppo reddito per poter accedere alla edilizia popolare, ma hanno un reddito inadeguato ad andare sul mercato delle abitazioni. Quindi è una posizione intermedia che attraverso la sinergia fra il comparto pubblico e quello privato sta crescendo. La stessa Cassa Depositi e Prestiti ha sottolineato che da oltre 10 anni ha creato il Fondo Investimenti per l'Abitare, che appunto contribuisce a promuovere interventi immobiliari in questa forma, consolidando proprio, dicevamo, quel modello virtuoso di connubio tra le istituzioni pubbliche e quelle private, che noi di Federproprietà condividiamo da sempre, no? Perché abbiamo sempre ritenuto che il peso della casa in generale
si è parlato anche degli affitti, degli sfratti, non posso gravare esclusivamente sul proprietario, il quale proprio per le difficoltà sempre più crescenti di accedere all'abitazione libero mercato si vede costretto ad attendere magari tempi lunghissimi per liberare il suo appartamento, di cui non può più disporre perché è occupato, di cui non prende più rendite perché l'inquilino spesso è moroso, ma lo sfratto poi non si riesce a eseguire perché questa questione sociale della casa significa poi mettere una persona in mezzo a una strada e quindi ci sono sempre rallentamenti. Si è anche accennato il dottor Scotti al nuovo strumento del Fondo Nazionale dell'Abitare Sostenibile che intende dare una risposta alle nuove tendenze sociodemografiche stimolando interventi di rigenerazione urbana destinati alle tre S dell'abitare, il social, lo student e il senior housing, che è un'altra forma che serve ad incrementare quell'attività crescente che il CDP sta facendo sul social housing. Il dottor Miani ha specificato e ha posto l'attenzione sulla disponibilità da parte dei proprietari e questa è una delle conseguenze dell'aumentato valore sociale della casa, a creare un ambiente sano ed efficiente e quindi ad investire sulla salubrità dei nostri appartamenti e naturalmente anche degli edifici, perché non basta la salubrità delle singole case, è opportuna anche la salubrità degli edifici che devono avere un loro corretto e autonomo efficientamento energetico. Si è creata, ha sottolineato, anche una maggiore attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, ai temi della sicurezza della casa, e qui ha fatto un accenno a quei punti salute, la sanità digitale, televisite, con un auspicio al governo che possa mettere fondi su questa parte qualificante della riqualificazione. Il cambiamento climatico è un altro fattore sul quale il dottor Miani e la SIMA centra la sua attenzione. Insomma, una serie di obiettivi che questo rapporto si è dato, e sulla quale anche le forze politiche abbiamo incontrato favore, perché Zevi, sto leggendo qui una serie di appunti che ho preso, l'onorevole Zevi, che è assessore al patrimonio e alle politiche abitative, ha sottolineato che il nostro è un popolo di risparmiatori, ma non un popolo di ricchi proprietari di case. C'è l'edilizia sociale che non è andata a buon fine, è aumentato oggi il disagio abitativo, c'è un sistema modificato dalle difficoltà economiche per aumento dei costi e investimenti che non sono più sicuri, come abbiamo accennato, perché purtroppo più della metà della popolazione dei proprietari di casa è convinto che non sia più quello della casa un investimento sicuro come era fino a poco tempo fa, nonostante l'aumento forte del valore sociale che la casa durante la pandemia e anche adesso nel post pandemia sta acquisendo. Ci sono, ha detto l'onorevole Zevoli, a tutela della proprietà una serie di strumenti di welfare abitativo che hanno come obiettivo quello di non far perdere la casa a chi ha difficoltà economiche. Questo è il problema che si accennava prima degli sfratti. Ci vuole un grande piano di investimento che può essere quello di incrementare il fondo di morosità incolpevole, che è da tempo ma che non è che abbia funzionato molto, quindi bisogna un po' sostenerlo per poter operare in modo da ridare la casa, non far perdere la casa a coloro che la detenevano. Ha aggiunto anche Zevi ha anche accennato al problema dei bonus e super bonus, è un problema sul quale in tutti gli interventi si è posto l'accento, anche nella nostra ricerca c'è un auspicio che il governo faccia, al Parlamento faccia una nuova legge che chiarisca i punti controversi di questi incentivi che sono andati avanti per lungo tempo, non avendo una disciplina molto chiara, ma per molto tempo hanno costituito un elemento trainante del settore edilizio che prima era morto. Adesso
con tutte queste confusioni nate con i super bonus, il peso enorme delle asseverazioni e dei costi che il proprietario deve sostenere, oltre a quello che è il costo effettivo del lavoro, insomma tutto questo sta creando molte difficoltà, quindi tutti abbiamo detto che sarebbe urgente e necessaria una legge organica che soprattutto sotto il profilo della cessione dei crediti, dello sconto in fattura, riabiliti e faccia risuscitare un meccanismo che, ripeto, dopo un'ottima partenza adesso da tempo si è inceppato. Ha detto anche l'onorevole Braga la questione del super bonus e soprattutto ha posto il fatto che sia necessario programmare, diciamo, questi investimenti, cioè che non si proceda più per spot su questi problemi così importanti, ma che ci sia invece un piano organico e duraturo perché il proprietario possa fare una programmazione, visto che gli investimenti sulla casa sono diventati estremamente costosi. Mi sembra che dagli appunti che ho preso questo ci sia, se non mi è sfuggito qualcosa, ma insomma adesso poi faremo, come ha anticipato il dottor Roiti, manderemo a tutti quanti. Non volevo aggiungere una cosa che avevo sottolineato della relazione di Zeli, che dice che lo Stato e i comuni sono grandi proprietari, questo noi lo sappiamo, ma sono pessimi proprietari perché c'è una enorme malagestio delle case popolari che, tra le altre cose, di quelle poche case popolari che si sono costruite, ma che sono depauperate dal fatto che non si riesce a fare interventi di manutenzione. È un patrimonio che è abbandonato e relitto, e quindi occorre anche su questo punto un grande piano di ristrutturazione perché questi edifici riescano a sopportare anche la vetustà, quindi il passare del tempo. E ha sottolineato, ma ne avevo prima accennato, il social housing, che è stato l'oggetto della parte della ricerca che ha svolto egregiamente Cassa Depositi e Prestiti. Mi sembra che, come conclusioni, diciamo sono queste. Abbiamo anche, attraverso l'intervento del senatore Pedrizzi, che è il nostro consigliere, detto che quali sono i punti che a noi oggi, noi proprietari, reclamiamo, di cui, come accennavo nella introduzione, abbiamo fatto oggetto di una lettera che abbiamo mandato personalmente a ciascuno dei nuovi eletti nel Parlamento, ricordando loro, diciamo, quali sono i punti, uno solo dei quali è già stato preso nella bozza, diciamo, presentata dal Consiglio dei Ministri, cioè il punto della eliminazione dell'IMU finalmente viene adesso, no, il consigliere Ravenna, buongiorno, siamo in chiusura, ma insomma fai in tempo, sei benvenuto lo stesso. Dicevo che la riduzione dell'IMU, sulla eliminazione dell'IMU dagli appartamenti occupati. Si tratta adesso di stabilire con precisione che cosa vuol dire appartamento occupato, perché l'appartamento occupato non è soltanto quello della persona anziana che esce di casa, va al supermercato e si trova la casa occupata dal nomade. L'occupazione abusiva è anche quella del proprietario che ha ottenuto un titolo di sfratto in proprietà e l'inquilino è inadempiente, ovvero è che non riesce a definire lo sfratto, quindi permane l'occupazione, permane la morosità, perde la disponibilità, perde il reddito e ciononostante era costretto a pagare l'IMU. Questa bozza è stata, per fortuna, questa modifica è stata introdotta, se ne discuterà, ma insomma credo che sul punto non ci sia, quindi cerchiamo di allargare, e questo è l'auspicio che facciamo alle forze politiche, di puntualizzare che cosa significa occupante abusivo. Ma ci sono le altre proposte che non sto qui a ripetere, alle quali ha fatto cenno il senatore Pedrizzi, che, ripeto, noi abbiamo fatto oggetto di una lettera che abbiamo mandato a tutti i nuovi eletti nel Parlamento.
oggi manderemo, tra oggi e domani manderemo non solo la nostra ricerca, ma anche un po' il frutto di quello che si è detto in sede di presentazione di questo rapporto, per ulteriormente sensibilizzare la classe politica, ma mi sembra che dagli interventi bipartisan, diciamo, che ci sono stati, tutti sono d'accordo nel cercare di venire incontro alle esigenze che la casa richiede, soprattutto oggi in cui il valore sociale di essa è enormemente cresciuta, perché da luogo della relazionalità familiare è diventata un centro multifunzionale dove si fa tutto. Quindi, se prima era solo casa rifugio, mi permetto di dire, ma non voglio coniare slogan, oggi è diventata una sorta di casa vita, cioè una casa dove si fa tutto, sia l'attività di affetto, di relazionalità familiare, sia l'attività di lavoro, di scuola, di studio, di palestra e quant'altro. Ecco, questo è un po' il segno che viene dal rapporto, sul quale chiediamo un sempre maggiore interesse della nostra classe politica. Vi ringrazio per la partecipazione. A presto, vedete. Questo poi è il primo rapporto sugli italiani della casa, quindi ci si ritroverà tra qualche mese per vedere, no? Mi sembra che la seconda edizione. Certo, mi sembra che la collaborazione con le forze che sono state impegnate, e che nuovamente ringrazio, nella redazione di questo rapporto, che è un primo perché è appunto programmico ad una continuazione della collaborazione. Dicevo che l'unione che è sorta, la sinergia che è sorta tra le quattro associazioni interessate sia ottima, quindi tutto fa presagire un proseguo di questa collaborazione. Ci rivedremo il prossimo anno per il secondo rapporto. Vedremo anche quanto saremo perché, come ho detto prima, se questi provvedimenti non vengono presi, veramente ci ritroveremo il prossimo anno a ripetere le stesse cose, le stesse parole che stiamo dicendo adesso. Invece l'adesso è fatto perché il domani cambi. Allora, il Presidente Rampelli non ci ha raggiunto, quindi se non ci sono domande dal pubblico noi possiamo aggiornarci. Noi oggi avevamo lo streaming, grazie alla presenza, anche se purtroppo virtuale, del Presidente Rampelli. Abbiamo avuto lo streaming, come molti colleghi della stampa hanno seguito da remoto, qualcuno chissà, magari in smart working anche da casa, perché succede anche nelle redazioni dei giornali, lo smart working si è affermato bene in quest'ultimo periodo, quindi qui non ci saranno domande, e allora ci aggiorniamo, grazie a tutti e a presto, arrivederci. Grazie.